Ora si registrerà la conferenza. Allora, benvenuti a tutti. Molto brevemente porto i saluti dal dirigente, dall'altra responsabile della pedagogia dei genitori per l'ICI Via Ricasoli, che dà il supporto, diciamo, tecnico per la realizzazione di questo seminario introduttivo, diciamo, dell'anno scolastico. Darei subito la parola al professor Zucchi, che questa volta coordina i lavori del seminario e che introdurrà la giornata di pomeriggio di oggi. Buon lavoro a tutti. Grazie, grazie molte Simona. Io volevo inviare un abbraccio collettivo a tutti, perché sì, siamo verso la fine di ottobre, ma per noi consolidare proprio l'inizio dell'anno, cominciare stato nascente. Infatti noi abbiamo intitolato il primo seminario dell'anno sempre con questa idea di per cominciare. Il tema è in fondo includere tutti, quando l'inclusione ha un doppio significato. Da una parte, pensare alle persone che sono state lasciate da parte per via di carenza di mezzi tecnologici durante il periodo del lockdown, ma l'inclusione riguarda anche l'inclusione delle persone in situazioni di handicap, che per noi è estremamente importante. Ecco, io vi ringrazio, ringrazio moltissimo la scuola capofila, in particolare Simona De Fiorentin che ci coordina per quello che riguarda proprio la registrazione e tutto. E devo ringraziare in modo particolare Domenico Chiesa che interverrà all'inizio. Noi abbiamo pensato che per cominciare occorreva proprio iniziare, no? Con la voce di Domenico che da tanto tempo ci segue e ci dà queste indicazioni preziose. Poi daremo la parola a Daniela che ci parlerà di questo libretto che è fondamentale. Poi è un libretto bello, un libretto dal quale sono arrivate addirittura centinaia di narrazioni, uno dei libri più ricchi, e pensiamo che sia importante la dimensione tecnologica che possa andare in rete, ma speriamo anche qualche copia di poterne fare in cartaceo. Comunque lei presenterà il libro, purtroppo l'altra curatrice del libro, Giulia Deiro, non può essere presente, ma ci ha mandato un video riassuntivo e la ringraziamo moltissimo. E poi noi abbiamo voluto proprio cominciare anche con la presentazione, con le scuole presentassero un pochino in fondo la loro attività, le loro proposte, come va. In fondo qui i vecchi della rete sanno che all'inizio si cominciava sempre con questa esposizione, no? Si comincia pensando al futuro, alla progettazione della scuola, eccetera. E poi l'ultimo quarto d'ora sarà invece dedicato a indicazioni. Buonasera. Indicazioni per la scuola, noi parleremo proprio di quello che è l'essenza della rete, cioè il collegamento con le scuole, il collegamento tra i docenti e sentire anche la possibilità di fare degli incontri di presentazione e di approfondimento. Questa parte ultima, anche se non ha tantissimo spazio, è fondamentale, perché è il senso della rete. E poi l'altro elemento che volevamo aggiungere è che la rete propone anche alle scuole che lo desiderano dei momenti di approfondimento. E addirittura momenti proprio di presentazione a rete stessa. Noi sappiamo come all'interno dei collegi docenti c'è stato spesso un turnover ed è necessario invece affrontare proprio l'essenza, il progetto dei genitori, proporla come un dialogo collettivo e come delle parole importanti di cui tutti ci impadroniamo. E non a caso io ho parlato di parole perché in fondo è l'intervento di Domenico. Sono già 4 o 5 sessioni in cui Domenico inizia proprio presentando e approfondendo una parola. E credo che sia un momento estremamente importante questo. Io credo che parlare e mettere in chiaro quelle che sono le parole, dare loro un significato preciso. C'è una bellissima rubrica su un quotidiano intitolato Abitare le parole. Vuol dire prendere consapevolezza delle parole e dare loro il significato più importante. Io credo che se si fa un uso sciatto, oppure se si manipolano deliberatamente i significati, si logora non solo la parola, ma c'è anche una perdita di senso. E quindi fare una manutenzione attenta, ripristinare quella che è la forza originaria e riscoprirne anche degli elementi nuovi. Io devo proprio ringraziare Domenico perché, ad esempio, nell'ultimo intervento che lui ha fatto, che riguardava proprio
la responsabilità, parlava proprio della gioia di essere consapevoli. Normalmente la responsabilità è una parola che viene utilizzata come oggetto contundente, lei ne è responsabile, la responsabilità invece è l'inciso barco dantesco che diceva la gioia e l'orgoglio di portare il proprio contributo, la propria vita e la vita degli altri. Ecco, io ringrazio tantissimo Domenico, che questa volta approfondirà e arricchirà più il senso della parola consapevolezza. Grazie Domenico. Va bene, io vi ringrazio per avermi invitato, per essere presente ai vostri incontri. Continuo questo mio piccolo contributo. Alla ricerca di parole che possano compilare un immaginario vocabolario dell'educazione. Io sono molto d'accordo con Rizziero, le parole dobbiamo usarle con molta attenzione, sprechiamo proprio a volte le parole bellissime con la banalizzazione. Io ho cercato in questo mio percorso, che spero possa continuare, se voi lo gradite, di raccogliere parole in famiglie. E finora ho sviluppato una famiglia di parole che è quella che è alla base delle relazioni umane che intercorrono tra i soggetti della scuola. Se vi ricordate, abbiamo affrontato la parola accogliere, legata ad ascoltare, rispettare, affidarsi, riconoscere, valorizzare, tutti verbi che devono essere vissuti nelle quattro forme verbali, perché solo in questo modo hanno un senso. Il filo conduttore che li tiene insieme, in fondo, è l'Eitherr di Bardiana, cioè io mi prendo cura, e per prendersi cura bisogna accogliere, ascoltare, rispettare e così via, insomma. Sono parole che normalmente si affibbiano al vocabolario tristissimo del buonismo, no? Sembrano parole dei buonisti, di quelli che non sanno cosa fare, che quindi, invece non è assolutamente vero, sono parole molto profonde, determinanti per stabilire una relazione educativa. La seconda famiglia che ho cominciato nell'ultimo incontro è quella delle parole che connotano il modo di essere presenti come singolo in un gruppo sociale. Ecco, come siamo presenti, come noi in qualche modo ci presentiamo, quali caratteristiche abbiamo quando ci presentiamo come singolarità all'interno di un gruppo. E per la scuola questo gruppo è la comunità operosa. L'altra volta abbiamo parlato della parola responsabilità, cioè di essere responsabile, nelle due accezioni, quella di responsabilità come appunto diceva prima, un corpo contundente, un ricatto. Ricordati che sei responsabile, se sbagli sei responsabile, quindi fai attenzione, limitati, controllati. Ed è la sofferenza che si vive anche nella scuola con tutte le imposizioni. E invece il responsabile può essere al contrario, uno che si sente responsabile di qualcun altro e quindi si assume la corresponsabilità di alcuni impegni. La parola di questa sera è consapevolezza. Cioè essere consapevole. È una parola molto molto importante, penso per la pedagogia, ma anche per la psicologia. Ne accennerò, ne farò solamente cenno, ma su questa cosa è però comunque molto importante per l'ambiente scolastico, per l'ambiente educativo in genere. Però è una parola molto trafficata. Cioè c'è la possibilità di accedere a questa parola con modalità, con definizioni molto diverse, campi molto diversi, che secondo me creano anche spesso una certa confusione. La si mette insieme a coscienza, la consapevolezza però molto spesso ha a che fare con l'interiorità, al punto che è diventata una traduzione italiana, anche se non è proprio vero, insomma, di mindfulness, insomma, queste pratiche di meditazione attraverso cui si riuscirebbe a raggiungere il proprio io profondo, in qualche modo però ha a che fare anche con la conoscenza, metacognitiva. Ecco, quindi introdurre, parlare, usare la parola consapevolezza non è così semplice, è veramente una parola molto calda, molto difficile, molto, molto fragile anche. Io cerco di attenermi ad un'accezione molto semplice, direi persino un po' semplificata, trasversale, perché ritengo che altrimenti si rischia di far passare con questa parola dei significati che portano con sé dei rischi, proverò a dirne alcuni. Allora, comincio brevemente questo mio brevissimo contributo. La definizione di
di consapevolezza. Uso come definizione la più bella che ho trovato nel giro, insomma, tra le fonti che avevo a disposizione, ed è quella di un filosofo, di un grande filosofo su cui ho insomma, che penso molti di noi, soprattutto quelli un po' anzianotti, insomma, hanno usato all'inizio della propria dei propri studi, insomma, ed è Nicola Abbagnano. Nicola Abbagnano, nel suo dizionario di filosofia, definisce la consapevolezza in questo modo. Dice: la consapevolezza, la leggo con molta calma perché è veramente molto pregnante, la consapevolezza è la possibilità di fare attenzione ai propri modi di essere, quindi fare attenzione ai propri modi di essere e alle proprie operazioni. Essere, ma anche come si opera, anche le cose che si fanno. E poi aggiunge e di esprimerli con il linguaggio. Quindi ciò che conta è l'uso del linguaggio. Quindi qui torna tutta l'importanza che viene data al linguaggio, soprattutto al linguaggio narrativo, da parte di Vygotsky, di Brunner e di tutti gli studiosi, diciamo, più progressisti di psicologia e di pedagogia. La consapevolezza è la possibilità di fare attenzione ai propri modi di essere e alle proprie operazioni e di esprimerli con il linguaggio. Ecco, secondo me questo è il ragionamento per me della consapevolezza. Io mi fermerei qui proprio come idea. È un'idea abbastanza di superficie della consapevolezza. Non va tanto in profondità su che cos'è nel profondo la consapevolezza, però è molto utile. Io ho come esperienza che molti miei ragazzi, quando facevo scuola, mi accorgevo che loro avevano capito, che conoscevano, che avevano a disposizione la conoscenza necessaria. Ma non erano in possesso della consapevolezza di possederla, non sapevano di possederla. E questo è effettivamente un problema non da poco, insomma. Il sapere una cosa, ma non sapere di saperla, è molto debilitante proprio sulla conoscenza stessa, perché non le dà lo spessore necessario. Per approfondire questo concetto, io ho cercato quattro legami con altrettante quattro parole che hanno a che fare con la consapevolezza. La prima parola è responsabilità. La consapevolezza è alla base della responsabilità, è l'anticamera della responsabilità. Senza consapevolezza non è possibile essere responsabili. Ecco perché va curata la consapevolezza, perché se io poi pretendo che un ragazzo, una persona, io stesso, insomma, sia responsabile delle mie azioni, devo in qualche modo poterlo fare perché ne sono consapevole. E l'assenza di consapevolezza rende irresponsabili le persone. E quindi capite la gravità, insomma, anche nel rapporto educativo, dell'irresponsabilità. Cioè, quindi essere consapevoli significa avere coscienza. E qui si lega la consapevolezza con la coscienza. Sono consapevole delle mie responsabilità. Ecco la frase chiave, insomma. Cioè, si dice, diciamo, che c'è responsabilità di quella persona che, essendo a conoscenza di un fatto, se ne rende in qualche modo responsabile. Ecco, quante cose noi sappiamo? Quanto sappiamo, per esempio, delle ingiustizie, delle ineguaglianze, di tutto ciò che nel mondo è inaccettabile? Ma quanto ce ne facciamo carico in senso di assunzione di responsabilità? Ecco, la consapevolezza è la chiave che ci porterà poi ad avere la capacità di assumersi della responsabilità, che è la cosa forse più importante nel rapporto educativo. La seconda parola con cui trovo un legame con consapevolezza è la parola cultura. Sembra strano. Eppure io penso che si è consapevoli, si ha una cultura, quando questa cultura diventa vita, entra nella mia vita e io ne sono consapevole. Se io non in qualche modo non ho la consapevolezza della mia cultura, del mio sapere, di ciò che io conosco del mondo, non riesco nemmeno ad usarlo. Una mia grande maestra, che si chiamava Antonella Pratt, mi diceva sempre: la cultura non è quello che sai, non è ciò che sai, ma è come usi ciò che sai. Ecco, in quel come usi ciò che sai c'è la consapevolezza di sapere. E guardate che è importantissimo avere la consapevolezza della cultura, perché ti permette di poterla usare nel tuo comportamento e quindi in qualche modo di farla entrare nella tua vita. La terza parola che io cerco di mettere a contatto con consapevolezza è il legame che consapevolezza ha con la coscienza e con l'etica. Guardate che io penso che ciò che lega la conoscenza, ma lo dicevo già prima per quanto riguarda la cultura, ciò che lega la conoscenza, il sapere allo stato
di coscienza e di autocoscienza è proprio la consapevolezza. Io ho un sapere, io ho una conoscenza e lo leggo alla mia coscienza e ne divento cosciente. E in questo diventare cosciente, in qualche modo, do forma all'etica. Non c'è la possibilità di dare forma ad un comportamento morale, ad una condotta di vita di un certo tipo, se non si ha la consapevolezza di quello che si sta facendo, di quello che si è, di come ci si muove. Ecco, questa dimensione del dare forma all'etica attraverso la consapevolezza la dice di nuovo lunga sull'importanza che ha la consapevolezza nella nostra esistenza. Io devo avere consapevolezza del mondo in cui opero, devo avere consapevolezza del mondo in cui opero e devo avere consapevolezza del modo in cui vi opero qui e ora. Quindi c'è una dimensione spaziale, una dimensione temporale. Conoscere il mondo e sapere il modo con cui io mi rapporto con questo mondo, quindi la responsabilità che mi assumo verso questo mondo. L'ultima parola che io vorrei mettere in collegamento con consapevolezza è una parola molto importante per la scuola, ma una parola rischiosa. Mi viene da tanti anni, io ho questa sensazione che questa parola sia pericolosa, ed è la parola metacognizione. Non c'è libro di pedagogia, e in particolare, ovviamente lo conosciamo bene, Cornoldi e Piero Boscolo, insomma, sono gli autori in Italia, insomma, delle teorie sulla metacognizione, della conoscenza metacognitiva e della necessità di usare la metacognizione per in qualche modo seguire e sviluppare il nostro apprendimento. E quindi io penso sia giusto, insomma, la consapevolezza in qualche modo ha a che fare con la metacognizione, perché una definizione di metacognizione è proprio consapevolezza e controllo che l'individuo ha dei propri processi cognitivi. E questa è la definizione che dà Voscolo di metacognizione. Quindi è chiaro che consapevolezza e metacognizione sono molto vicini. Solo che consapevolezza è una parola più leggera, meno pesante, meno invasiva. La parola metacognizione non è solamente avere la consapevolezza di quello che sto facendo, ma di avere la consapevolezza, mentre faccio qualche cosa, dei processi mentali che metto in atto nel fare quel qualche cosa. Quindi capite che è un impegno psicologico veramente molto alto, molto complesso e anche un po' pericoloso. Insomma, io il rischio di psicologismo nell'uso della metacognizione, soprattutto per chi non la padroneggia bene, non la conosce come si deve, è veramente alto. Anche da parte degli insegnanti, io penso sia corretto, insomma, lavorare sulla metacognizione, ma bisognerebbe approfondire moltissimo in più, insomma, il suo significato e i pericoli che ha anche la metacognizione, perché invadere non solo i miei meccanismi mentali, ma anche come funzionano, quindi la ricaduta che hanno sul mio apprendimento è veramente un impegno molto grande. Io a volte sono un po' spaventato quando a scuola si dice, no, che la metacognizione ci permette di controllare i nostri pensieri. Ma capite che controllare i pensieri è una fatica psichica incredibile, no? È uno stress psichico anche, quindi è abbastanza faticoso non solo imparare, ma anche controllare ciò che si sta imparando. E quindi anche l'idea che io riesca a dirigere, a orientare, a tenere in mano i processi dell'apprendimento, i processi con cui io sto imparando, è un impegno. Se io caricassi i bambini e i ragazzi di questo impegno, capite che sarebbe un impegno veramente di una grande fatica. Io devo dire, continuo a pensare che il motivo per cui uno apprende, impara, sia il gusto dell'imparare. Cioè uno si trova davanti ad una domanda, ad un problema, ad un qualche cosa che non sa e trova il gusto a cercare la soluzione, la risposta a quella domanda, a quel problema. Ecco, la metacognizione indubbio interviene, no? Come dice Brunner, la metacognizione è una capacità che è in grado di favorire l'apprendimento, indubbiamente. Però io penso che sia giusto usare la metacognizione e quindi la consapevolezza ad apprendimento avvenuto, cioè a garantire che nel momento in cui un bambino ha preso e quindi ha fatto lo sforzo di apprendere perché era interessato ad apprendere, perché gli piaceva apprendere, perché aveva il gusto, non aveva l'ansia di apprendere. Ecco, l'ansia di apprendere, di avere una prestazione indubbiamente è pericolosa. Non aveva l'ansia, voleva imparare perché era una cosa bella, imparare qualsiasi cosa stesse imparando.
A quel punto è importante che l'adulto che gli è vicino lo aiuti, lo segua per fare in modo che lui ne sia consapevole di quello che ha imparato, non confonda, quindi traga il maggiore beneficio, non tanto a livello di efficienza, ma piuttosto a livello di efficacia. Quindi quella cosa imparata possa entrare nella sua vita, la modifichi, lui sia diverso da come era prima, perché è un dato positivo aver imparato, aver aggiunto qualche cosa a ciò che sapevamo. E quindi allora forse in questo senso può essere usato anche la metacognizione, dentro però, ripeto, ad un'idea più leggera di consapevolezza. Capite che allora è molto importante per noi insegnanti, ma anche per noi genitori, aiutare i bambini che crescono, accompagnare i bambini a diventare maggiormente consapevoli di se stessi e del mondo in cui sono inseriti. Come si può insegnare la consapevolezza? Forse non si può insegnare, forse non sarebbe nemmeno giusto insegnarla separandola dalla vita, insomma. Come tante altre diciamo abilità che si imparano, si imparano facendo. Io imparo un'abilità esercitando quell'abilità e magari essendo consapevole che sto esercitando un'abilità e quindi facendo il punto, riuscendo a tirare delle conclusioni. Sostanzialmente i meccanismi sono molto semplici. Per esempio Cornoldi, in un suo lungo studio sulla metacognizione, in particolare sulla metamemoria, dà anche delle indicazioni su come aiutare i bambini e se stessi, anche non solo gli altri, ma anche se stessi, a diventare maggiormente consapevoli di quello che stiamo facendo, dove ci troviamo, cosa, in qualche modo come ci comportiamo con il mondo in cui viviamo. E lui fa un elenco anche molto dettagliato, anche molto articolato, di cose che si possono fare. Io provo a indicarne solamente alcune, insomma. Per esempio analizzare gli errori, insomma, con la capacità di capire quando uno ha sbagliato, di capire che l'errore che ha commesso gli può essere utile per costruire un percorso più corretto, di rendere la comunicazione interattiva, e cioè nel senso che si impara insieme, quindi evidentemente anche la consapevolezza aiuta in questa direzione, stimolarlo, questo lo consiglierei, stimolarlo a mettersi nella testa degli altri. E diventare consapevole a volte vuol semplicemente dire guardare gli altri e vedere cosa stanno pensando e pensare cosa stanno pensando, quindi diventare in qualche modo essere coinvolti nel pensiero e nell'attività di altri. Rubare in qualche modo il pensiero degli altri è una cosa possibile se si crea anche empatia. Ecco, quindi la consapevolezza è sempre una consapevolezza sociale, non è mai una consapevolezza solitaria, individuale, interioristica, insomma, in cui uno si guarda dentro e si va a cercare in questo modo. Ecco, questo era il mio piccolo escurso su consapevolezza. La cosa è molto più complessa e magari proverò anche magari a scrivere qualche cosa di meno generico. Io volevo però lasciare questo messaggio. Bisogna aiutare le persone, cominciando da noi stessi, a diventare maggiormente consapevoli, cioè a prendere coscienza di dove ci troviamo, chi c'è attorno a noi, le esigenze che hanno gli altri, le esigenze che io e quello che hanno gli altri, cosa sto facendo, le conseguenze che derivano dalle cose che sto facendo, quindi a potermi assumere delle responsabilità. E qui trovo il collegamento tra consapevolezza e inclusione. Io penso che anche il verbo includere in qualche modo debba essere usato nelle quattro forme verbali. Io includo, io sono incluso, la forma riflessiva io mi includo, e la forma reciproca, ci includiamo. Ecco, forse in questa definizione finale, insomma, c'è il massimo significato del valore dell'inclusione. L'inclusione non è un fatto passivo, io includo qualcun altro. Sarebbe un errore, sarebbe anche un atto di presunzione, di prepotenza, un prevaricare. Come vuol dire che io ti includo? No, ci includiamo. Io includo te nella mia vita e tu includi me nella mia vita. Quindi includere è un verbo che funziona solo se è reciproco di due forme attive, non di una forma passiva e di una forma attiva. Io includo, tu sei incluso. Ma di due forme attive. Io includo te e tu includi me. E guardate che per un insegnante, per un genitore, questa dimensione dell'inclusione come fatto reciproco effettivamente è fondamentale. Fuori da questo fatto reciproco l'inclusione rischia di essere un atto di prepotenza, di invasione, di sopraffazione verso un altro, perché lo obbligo a inserirsi in un luogo che magari non è suo, di cui non è in qualche modo protagonista. Invece nella dimensione reciproca includere è veramente una cosa fondamentale. Non ci può
può essere una piccola società come la classe, come la famiglia, in cui non ci sia la totale inclusione di tutti, in cui ognuno possa essere incluso, ma ciascuno possa essere incluso nel modo in cui gli viene bene, in cui lui è adatto. Ecco, questa dimensione dell'inclusione prevede incredibilmente la consapevolezza, perché questa consapevolezza che io faccio un'operazione di inclusione, e anche se sono il più debole, anche se in realtà figuro per essere quello che viene incluso, in realtà io devo sapere, devo essere consapevole che sono io a includere gli altri, perché senza il fatto che io includa qualcuno, nessuno può in qualche modo includermi. Se io devo entrare da qualche parte, qualcuno deve aprire una porta, ma io devo fare anch'io l'atto di dare la disponibilità ad entrare, lasciando entrare qualcuno nella mia vita. Ecco, chiudo in questo modo questo piccolo intervento, questa pillola, insomma, di una parola, spero di averla aggiunta al vostro vocabolario. Vi dico che la prossima volta la mia intenzione è quella di usare proprio la parola intenzionalità, che secondo me continua il discorso responsabilità e consapevolezza. Grazie. Ti ringrazio moltissimo, Domenico. E volevo citare una frase di un filosofo che dice che occuparsi del linguaggio pubblico, e il linguaggio educativo è il linguaggio pubblico, e della sua qualità non è un lusso da intellettuali o una questione accademica, è un dovere cruciale dell'etica civile. E credo che sia importante. C'è un libro che io consiglierei, scritto da un filologo durante il Terzo Reich, in cui lui ha costruito in fondo una cronaca del progressivo imbarbarimento della lingua che lentamente ha portato proprio a stravolgere la coscienza delle persone. Perché io credo che, dice, noi non pensiamo solo in una lingua, ma una lingua pensa con noi, però deve pensare con noi, non per noi. No, non c'è adesso un ministero in fondo della propaganda che forgi una lingua, influenzi le coscienze, addormenti le resistenze e spinga al pensiero unico. E quindi ridare senso alla parola credo che sia importante. Io voglio aggiungere una piccola coda a quello che benissimo ha detto Domenico. Il discorso della consapevolezza è legata in fondo, anche se sono due cose diverse, a un concetto chiave per progetti genitori, cioè la coscientizzazione, che è un termine che noi abbiamo mutuato da Paulo Freire, che è in fondo l'azione che si fa nei gruppi di narrazione quando uno parla di sé e si mette davanti, si guarda e prende consapevolezza e coscienza di quello che è. Io ringrazio e adesso io volevo dare spazio ad un elemento estremamente importante, che è la parte riguardante il nostro libretto. Noi siamo alla fine dell'anno scolastico, chiediamo a tutte voi le narrazioni che diventano questa raccolta splendida che poi viene presentata all'inizio dell'anno, perché nel corso durante le vacanze sia Giulia Deiro che Daniela Truffo ci confezionano questo libretto che ancora per un po' sarà in dimensione attraverso il web, attraverso la telematica, ma speriamo certamente di potersi concretizzare in un libro. E io volevo sottolineare quanto è importante quelli che sono stati i frutti del lavoro che noi abbiamo fatto sull'uso didattico della narrazione. Voi vedrete tante testimonianze che vengono anche divise per ordini di scuola. Cioè quanto sia importante la narrazione dei genitori per fornire in fondo cittadinanza e dolcezza ai bambini della scuola dell'infanzia. Hanno bisogno di sentire quello che è l'amore dei genitori che è espresso attraverso queste narrazioni. Oppure queste narrazioni vengono espresse nella scuola primaria, in cui il bambino ha questa identità. E allora la presentazione, la descrizione del genitore in termini positivi del figlio è in fondo il bambino che si appropria lentamente anche la sua identità, confrontandola con la visione che ne ha l'adulto. Oppure l'importanza grandissima delle narrazioni che hanno, per quello che riguarda la scuola, la secondaria di primo grado, cioè la scuola media, in cui i ragazzi cambiano pelle, no? Dalla crisalide nasce la farfalla. E allora è importante che loro, sì, prendano coscienza di quello che sono, ma sappiano certamente che c'è qualcuno che li accompagna. Allora queste narrazioni accompagnano la crescita dei ragazzi in modo positivo possibile, perché nelle narrazioni della secondaria di primo grado
i ragazzi prendono coscienza che sono accompagnati, che c'è qualcuno che favorisce la loro differenziazione, la loro crescita, non si spaventa del fatto che loro cambino, ma li accompagna e li valorizza. E poi l'elemento importante che vedrete per quello che riguarda la secondaria e il secondo grado, cioè la superiore. Cioè nella superiore la presentazione del figlio, le narrazioni dei genitori diventano un accompagnamento, diventano compagni di strada. Diventano delle basi per quella che è una, in fondo, l'abbiamo chiamata intergenerazionalità, cioè nasce questo rapporto intergenerazionale per cui il ragazzo diventa lentamente adulto e si affianca all'adulto genitore. E queste due consapevolezze formano una forza che permette sia al genitore che al figlio di crescere. Quindi noi abbiamo un debito di riconoscenza grandissimo a tutti quelli che hanno scritto. Un debito di coscienza ancora più grosso per le scuole che hanno raccolto queste testimonianze, ne hanno fatte dei libretti che verranno diffusi, che vengono presentati. Ultimamente ce ne sono stati tanti. Ad esempio, speriamo che se ne possano fare delle biblioteche. Una mamma che ha seguito per 10 anni il proprio figlio e l'ha descritto in tutti questi 10 anni. Oppure la presentazione di una rete, no? Nata da poco, la rete di Foggia, che si presenterà con questo testo molto bello. Oppure una scuola che presenta se stessa attraverso proprio le narrazioni dei genitori e dei docenti. Ecco, questo è importante e credo che debba continuare. Ecco, noi abbiamo lavorato l'anno scorso in modo molto preciso, molto attento sull'uso didattico. Adesso lavoreremo su quella che è l'inclusione e ringraziamo Domenico Chiesa che ha collegato in fondo proprio questo senso del prendere coscienza al concetto in fondo di integrazione e di inclusione. Io vi ringrazio e vi chiedo scusa di questa parentesi, ma ci tenevo molto per sottolineare l'importanza del libretto che vi presenta Daniela Truffo perché, ahimè, Giulia Dei ha avuto degli impegni e si presenta attraverso un video. Grazie. A te Daniela, ti ringrazio. Ok, Giulia ha curato anche tutta la parte grafica, oltre che con me appunto il materiale che è arrivato dalle scuole, da voi, che è stato tantissimo, e però non può essere qui, quindi ha preparato una piccola presentazione che poi dopo vi facciamo vedere. E questa presentazione ha anche una grafica un po' particolare, perché ogni anno noi diamo un titolo al libretto, quest'anno si chiama Racconti di Resilienza. Perché era talmente tale l'apporto dato da voi, dalle scuole, no? Di resistere comunque malgrado tutto, malgrado le difficoltà che sono ovviamente intervenute, e che abbiamo voluto chiamarlo così. E abbiamo scelto infatti una grafica in cui c'è questo sgomitolone, insomma, che si snoda e lega appunto la scuola, la famiglia, i genitori, quindi gli insegnanti, i bambini, anche il territorio appunto delle scuole e dei docenti. E diciamo che allora la struttura va bene, più o meno sempre quella solita, c'è la parte iniziale dedicata alle scuole, per cui c'è l'elenco di tutte le scuole che hanno partecipato appunto quest'anno, e poi ci sono delle pillole sulla metodologia vera e propria, che un pochino abbiamo accennato anche già a luglio. Che sono delle frasi che abbiamo estrapolato da quello che avete inviato, e diciamo che la cosa che appunto ci ha colpito è che comunque la pedagogia, metodologia, pedagogia dei genitori, è un sostegno, quindi una catena che ha sostenuto appunto in questo periodo. E poi la cosa principale è che ha sempre portato un valore positivo, quindi in un momento non proprio così felice. L'aspetto, il poter pensare a delle cose positive ha aiutato i genitori e gli insegnanti. E la cosa che appunto noi interessava un pochettino a mettere in evidenza era che la pedagogia praticamente rispetto alla formula diciamo in presenza, insomma, non ha perso comunque importanza, ha creato lo stesso la relazione comunque tra le persone. È stato un pochino difficile, infatti nella parte che è dedicata appunto al bilancio di rete, quindi a punti di forza e di debolezza, diciamo che uno dei punti di debolezza è stato anche un po' quello che davanti a uno schermo è molto
più difficile quella empatia di cui parlava appunto Domenico Chiesa. Non è mancata, però comunque è stata un pochino più complicata. E anche coinvolgere le famiglie è stato non così facile. Alcune famiglie con lo schermo si sono un po' perse, altre che sono magari straniere avrebbero avuto più aiuto dagli altri in presenza e quindi si sono sentiti un pochettino esclusi. Proprio quella inclusione mancata di cui parlavamo prima, nel senso che magari adesso l'idea era di fare l'ultimo incontro in presenza, per cui in realtà abbiamo quasi una speranza, insomma, di tornare anche in qualche maniera a trovarci dal vivo, dando la possibilità a chi è più lontano comunque di seguire. E la parte però che ci ha colpito è che dei punti di forza diventavano di debolezza, cioè dipendeva un po' dalla scuola, dal territorio. Alcuni hanno avuto più persone che si collegavano, più genitori, altri molto meno. Quindi probabilmente è capitato che non tutte ovviamente le situazioni sono uguali e quindi certi punti che non sembravano di forza in certi casi sono venuti invece a mancare vedendo altre realtà. Sicuramente quello che a noi è sembrato che le narrazioni sono tantissime, Giulia mi ha detto che sono 200, quindi sono proprio tante, noi abbiamo dovuto appunto un po' ridurle, un pochettino aggregarle, voi sapete che noi diamo sempre dei titoli, quindi a parte le tre cose belle di mio figlio, quindi le cose positive, poi ci sono altri aspetti, come diceva De Ziero, la fine di un ciclo, quindi che cosa mi ha dato la pedagogia in questi anni in cui mio figlio comunque è andato in questa scuola, il passaggio ad altri tipi di scuola e quindi chiaramente il passaggio a scuola media in particolare e quindi le considerazioni dei genitori ma anche l'augurio per il futuro, poi le radici ideali che vengono in qualche maniera date ai propri figli. E diciamo che la parte finale di queste narrazioni, che sono veramente tante, è dedicata invece a questo gruppo di ricerca di cui parlava Di Zero, di cui magari dopo vi dice anche qualcosina Sandra Viscianni, che ha coordinato un po' questo gruppo. Io penso che, vabbè, intanto poi vedete questa presentazione che è molto breve, però comunque comprende un po' tutto. Io penso che comunque il fatto di avere una documentazione così nutrita in un sito in cui uno vede tutto il percorso che si è fatto in questi anni sia veramente importante. E questo gruppo di ricerca delle narrazioni è andato anche a qualche maniera a ripescare le narrazioni precedenti, perché comunque è anche vero che il libretto nuovo, certo, è allettante, poi uno trova anche un po' quello che ha mandato, però l'importante sarebbe anche recuperare appunto delle narrazioni, delle esperienze, delle condivisioni precedenti e di lavorarci sopra, di parlarne anche con i bambini, di creare. Infatti quest'ultima parte è molto ricca. E poi c'è un grazie sentito, nel senso che proprio è stato per noi anche un riconoscimento importante ricevere appunto da parte vostra un grande materiale su cui abbiamo potuto lavorare. E io penso che alla fine questa rete, le parole hanno una certa importanza, in effetti rete vuol già dire mettersi insieme, una condivisione, infatti uno dei punti di forza e di questa rete è proprio questo, cioè lavorare insieme, sicuramente la metodologia che è la parte scientifica ci accomuna, però effettivamente poi questa rete si va anche a snodare con questa parte in cui vengono condivise tutte le esperienze che noi facciamo nell'anno. Lascerei ovviamente alla presentazione che ha preparato Giulia e poi, come ha detto Riziero, c'è una parte dedicata alle scuole, proprio perché vorremmo sapere un po' da voi che cosa pensate anche di fare, oltre che magari qualche considerazione su quello che è stato fatto, anche proprio solo due battute per capire un po' anche la possibilità eventualmente di fare delle formazioni ulteriori, che non sono magari questi incontri, ma sono incontri presso le vostre scuole e che possono comunque magari, che ne so, coinvolgere altri insegnanti che magari in questo momento non sono comunque attivi o non conoscono ancora la pedagogia. Simona, se tu riesci a mettere questa presentazione, si vede un po' la struttura. Sì, solo un attimo, forse la carica Lucia, Sì, altrimenti dimmi provo Lucia se la a farla faccio io partire. e sono pronta. Vediamo se parte. Grazie. Grazie.
Ancora un momento, non è ancora pronta. Non riesce a scorrere. Simona, vuoi provare tu? Allora, credo di stare proiettando lo schermo, mi date conferma perché non vi vedo. Sì. Sì. Ok, e perché? Però non riesco a mandarla avanti di qua. Anch'io. Ah no, eccola così. Sì, Partita. Questo te la lascio commentare allora. appunto è il titolo appunto della che abbiamo in qualche maniera individuato, che ci sembrava importante. Ecco, questo è l'indice di cui vi parlavo, le scuole, le pillole di metodologia, il bilancio della rete, le parole di resilienza che sono le narrazioni e poi l'uso didattico delle narrazioni che è il gruppo di ricerca di cui vi abbiamo anticipato. Queste sono tutte le scuole che hanno collaborato. Sotto c'è appunto quel gomitolone che vi raccontavo con le immagini che collegano la scuola alla famiglia, al territorio. Le pillole di metodologia sono appunto le frasi sulla metodologia e la pedagogia che ci sono arrivate. Qua c'è una piccola sintesi. E ecco, ci sono anche dei disegni che sono stati realizzati dai genitori. Infatti, qui viene fuori che il gruppo di narrazione è comunque uno spazio di confronto senza giudizio, quindi le persone si sono sentite accolte, proprio come diceva appunto Domenico prima, e non giudicate. E sicuramente è un esempio di efficace cittadinanza attiva. E poi anche la parte di vedere i bimbi con gli occhi dei genitori, perché sono sfumature che ovviamente non si scoglierebbero in altre maniere. E quindi chiaramente questo è un grande apporto. E poi anche le emozioni, le cose appunto condivise. E questa è un po' una sintesi sul superpotere della pedagogia che crea legami, riscalda, ascolta, sostiene, condivide, rassicura. L'altro non lo leggo bene, ma comunque. Sicuramente è stato un ponte sicuro tra la scuola e la famiglia. E poi ovviamente anche l'aspetto di crescita, questi incontri fanno crescere anche noi genitori. Proprio perché creano questo clima di rilassatezza e fanno stare anche bene insieme. In questo caso c'è anche con persone di cultura diversa, che comunque probabilmente l'inclusione anche in questo senso, e il legame che si va a creare. E poi imparare a raccontarsi, riuscendo a superare anche l'emozione che prende quando uno appunto si apre al gruppo. E quindi è come un album di fotografie che suscita ricordi, emozioni e crea una fiducia reciproca. Il bilancio di rete è quello di cui vi ho accennato prima. Qualche difficoltà ovviamente c'è stata, ma ci sono anche stati tanti punti di forza. E questo che vi raccontavo, che talvolta la partecipazione è stata maggiore, in altri casi invece è stato un pochino più complicato.
Infatti, per alcuni addirittura è risultato più facile parlare con uno schermo che non in presenza. Sì, i gruppi a volte non sono stati numerosi, ma chi ha partecipato ha legato molto con il gruppo ed è stato molto soddisfacente come tipo di incontro. E quindi si respirava appunto un desiderio di vicinanza, di condivisione, di alleanza proprio tra famiglie, ma anche tra colleghi, tra insegnanti. Quindi si è creato appunto una relazione che comunque continua di là poi nel gruppo di narrazione, in cui ci si conosce e appunto c'è un clima di ascolto e riconoscimento reciproco. E queste sono la parte proprio delle narrazioni, le parole di resilienza, combinazione, ha messo anche parole, come ha parlato appunto Domenica, perché le parole sono anche importanti. E quindi qua c'è, diciamo, il nostro tempo insieme, le tre cose belle, sono le tematiche generali delle parole appunto di resilienza. Sono alcune, perché ce ne sono molte di più. Adesso stanno scorrendo tutti. Questa è la parte invece del gruppo di ricerca dell'uso didattico delle narrazioni. Forse c'è sì, ecco, c'è un quadro teorico di Rizziero Augusta, che ovviamente è la cornice, diciamo, di questo gruppo di ricerca, di questa esperienza. E poi all'interno ci sono le idee che sono state raccolte anche da Sandra. E ci sono le scuole che hanno lavorato e le loro esperienze. E questo è il grazie che vi dedichiamo, perché senza tutto il lavoro svolto da voi non avremmo potuto fare il libretto. È un grazie veramente grande, proprio perché è un riconoscimento anche della rete, che appunto da parecchi anni sta operando e che non ha mai cessato di lavorare anche in questo periodo difficile. Okay. Se Adesso posso mi sono rubare qualche interrotta la secondo. condivisione. Sì, prego. Ciao, sono Sandra. Ciao a tutti, buona serata. Volevo solo rubare qualche minuto per condividere con questo gruppo di narrazione enorme. È bellissimo leggere 145, prima leggevo ancora di più, quindi veramente è un'emozione importante. L'idea del gruppo di studio sulle narrazioni, sull'uso didattico delle narrazioni in classe è partito, insomma, più o meno poco più di un anno fa. L'idea è quella di provare a portare in classe questo tesoro enorme. Io leggevo 160 pagine in questo libretto Daniela quest'anno, quindi, e di libretti ce ne sono tanti, non solo della rete, ma delle altre
scuole anche fuori regione che lavorano sulla narrazione. Quindi l'idea era quella un po' di provare a usare in classe questo grande tesoro, questi grandi racconti, usarli nelle varie discipline in vario modo. Quindi alcune scuole hanno provato a sperimentare, quindi a prendere queste narrazioni, questi testi e usarli in classe proprio come strumento didattico, chi come letture, chi come analisi del testo, insomma. Ci sono state varie sperimentazioni. L'idea è quella di continuare il gruppo, se ci sono sempre colleghi interessati, e magari, non so, Daniela, possiamo poi far riferimento a te in modo da capire se vogliamo magari fare un incontro per pensare insieme come andare avanti. L'idea poteva essere che all'ultimo incontro era stato quello di capire insieme come magari fare un elenco di narrazioni che si possono usare a seconda dei vari temi e dei vari argomenti, delle varie discipline e quindi l'uso che ne posso fare in classe. Quindi condividere insieme chi ha già sperimentato, chi vuole sperimentare e capire insieme, attingere da questo enorme tesoro, perché già solo un libretto di 160, tutti i libretti che in questi anni, non solo la rete, come dicevo prima, ma le altre scuole anche fuori regione hanno fatto, sono una grande risorsa. Quindi creare una raccolta, no? Uno scrigno, un baule dove i vari insegnanti che hanno voglia di sperimentare in classe didattico possono andare a tingere, perché altrimenti è talmente grande la raccolta che diventa quasi impossibile. Quindi insieme, no, per decidere, quindi parlarci in un incontro e provare a decidere insieme se come lavorare per argomento, per disciplina, dove raccogliere, no, le narrazioni che possiamo usare in modo da fare una raccolta dedicata all'uso didattico delle narrazioni in classe. Non so, Rizziero, se magari mi sembra che l'ultimo incontro del gruppo di lavoro era stato un po' questo. Sperimentiamo e poi insieme proviamo, insomma, a organizzare e dare ordine a questo grande tesoro. Io ci sono. È un altro modo per portare avanti la metodologia, la pedagogia dei genitori dentro l'orario scolastico, come ho detto in passato, e fuori dall'orario scolastico. Alcune colleghe, mi ricordo Giulia, che dicevano la fatica, no, di riportare la pedagogia a scuola perché è cambiato il dirigente, perché cambia il team, insomma, sono cambiate tante cose in questi 2 anni e non sempre si riesce fuori orario scolastico a fare i gruppi di narrazione. Ci sono tanti aspetti positivi, abbiamo visto nel libretto, e altri che magari in alcune scuole non sono così positive perché non è semplice, come magari le famiglie straniere, poterli collegare a un MIT, no? Non hanno gli strumenti, non hanno i mezzi. Magari possiamo comunque portare la pedagogia a scuola e nelle famiglie usando le narrazioni in classe. Io ci sono e magari, non so, appunto Daniela dicevo, facciamo riferimento a te se vogliamo ripartire a capire insieme come usare in orario scolastico le narrazioni. Sì, possiamo appunto magari per mandare una mail a tutti chiedendo chi è interessato e possiamo poi appunto far partire un nuovo incontro, ricominciare questo gruppo di ricerca sicuramente. Magari ci sarà una riconferma anche di chi era interessato l'anno scorso, ma possono aderire anche altri insegnanti. Sicuramente questo tesoro effettivamente è un tesoro bello corposo, quindi se non riuscissimo anche a dividere le narrazioni rispetto all'applicazione magari in classe, rispetto ad altre cose, sarebbe molto utile, sicuramente è fruibile un po' da tutti. Dico solo una cosa perché ho visto che qualcuno chiede se c'è un link per la firma, in realtà non è previsto perché questa piattaforma dà poi a me l'elenco di tutti quelli che si sono collegati, per cui da lì io posso ricavare la presenza. L'unica cosa è, importante il nome e il cognome, se no io non riesco poi a risalire a chi siete. Se c'è solo un nome mi diventa difficile. Per cui vi prego, se qualcuno ancora ha solo il nome, ecco, ma perché il cognome ancora si individua, ma Non il nome è più scrivere il nome complicato. e cognome in chat, scusami Daniela, ma quando siamo entrati dovevamo scrivere il nostro nome e cognome. Ho visto Sì. diversi che non ce l'hanno perché scorrendo l'elenco risulta Allora, username, possiamo fare identità, nome e cognome. così.
Possiamo fare così. Se qualcuno ha messo solo il nome, può scrivere almeno in chat il suo cognome e spiegare come sta comparendo, di modo che io lo posso recuperare, perché mi danno comunque la chat, la salvano e me la mandano. Per cui da lì posso ricavare il cognome, perché sennò effettivamente diventa un po' complicato per avere poi l'attestato. Se non riuscite a cambiare il nome, basta anche solo scrivere in chat. Io sono, per esempio, Claudia, però sono Claudia, compare solo Claudia, ma sono Claudia e il cognome, di modo che possiamo risalire. Sì, io volevo sottolineare il fatto che è giusto che il gruppo di studio sull'uso didattico delle narrazioni continui, perché continuo è l'uso didattico, per cui avere delle esperienze anche nel corso dei prossimi anni di quelli sono stati i risultati, ecco. E poi lentamente si penserà ad un uso didattico che è fondamentale, perché i ragazzi devono avere questa restituzione. In un certo senso loro sono i protagonisti di quello che scrivono i genitori e restituire a loro questa immagine positiva credo che abbia un valore educativo immenso. Ma credo che pian piano ci avviamo anche verso l'uso sociale della narrazione. Noi abbiamo sempre detto che in fondo la narrazione rende visibile quello che è il capitale sociale invisibile dell'educazione. Quindi è di un'importanza incredibile avere queste testimonianze, che poi diventano anche possibilità di animazione, possibilità di fare teatro, possibilità di letture guidate, di interazione tra i ragazzi o con i genitori, eccetera. Quindi c'è un caleidoscopio di attività che credo che valga la pena di essere implementato e portato avanti. Non so se avete terminato con la Sì, presentazione per me va del bene. libretto. Ringraziamo Volevo tantissimo. solo dire che rivederò che il libretto verrà messo a breve poi completo nel sito dell'Istituto di Via di Casoli, come detto prima, e anche la registrazione di questo giorno. Perfetto. Scusate, volevo dire che è possibile, io l'ho scritto in chat, modificare il nome con cui si compare in un modo molto semplice, così evitiamo magari che poi la povera Daniela vada a incrociare chat, presenze, diventando matta, poveretta, perché siamo tanti. In alto a sinistra, dove c'è la scritta Go to Meeting, c'è una freccetta. Cliccando lì compare, si apre una finestra e c'è cioè modifica nome e indirizzo mail. Lì potete mettere il vostro nome e cognome se già non compare, così poi Daniela si ritrova tutto l'elenco dei partecipanti più semplice da utilizzare per fare poi gli attestati. Per cui così la aiutiamo a fare questo lavoro. E poi metto in chat anche il link dell'Istituto Comprensivo Ricasoli, adesso lo metto subito così magari lo salvate e sapete dove andare a recuperare quelle che sono poi il libretto e le altre informazioni relative all'attività della rete. Ringraziamo molto Alessio perché alla Ricasoli non c'è solo una o due persone, ma c'è tutto un team che lavora, altrimenti non avrebbero dei risultati così, soprattutto con un lavoro impegnativo come in fondo lavorare con più di 150 persone che ci sono e che seguono attentamente. Ecco. Chiedo scusa. Scusate, istituto Stranio, chiedo scusa solo per una cosa tecnica. Abbiamo visto un refuso probabilmente nella prima pagina che non viene citato l'istituto comprensivo Stranio del libretto, mi sembra, ci sembra. Quindi approfittavo solo per dirlo se è possibile la correzione. E grazie comunque di tutto. Queste precisazioni sono importanti. Credo che sì, il libretto è frutto del lavoro di tutti ed è giusto a un certo momento che ci siano proprio queste indicazioni. Grazie, allora Chiara. Allora. Avevo controllato e c'erano tutte le scuole, comunque controlliamo ancora. Grazie, poi magari. È che sono molto piccole e per cui comunque le ho controllate tutte. In ogni caso, prima di Grazie. metterlo in linea, lo. Grazie mille di tutto. Perché siamo ancora in tempo per mettere a punto tutto il fascicolo. Allora, adesso apriamo invece, credo che questo sia un elemento, una parte, una sessione importante, perché dopo le indicazioni preziose di Domenico, dopo questa presentazione, lo splendido libretto, del ricchissimo libretto di quest'anno, della sua utilizzazione educativa, abbiamo invece quello che è il collegarsi delle scuole tra di loro, il fare veramente rete. E quindi noi abbiamo chiesto, attraverso le indicazioni che proponeva Daniela, che ringraziamo moltissimo, il fatto che le scuole
si proponessero anche per quello che hanno fatto, i loro progetti, eccetera, in modo che si incrociassero le esperienze, diventassero esperienze di tutti. Noi sappiamo che ha chiesto di intervenire, l'abbiamo anche invitato, l'Istituto Comprensivo di Asti 3. Se è presente, dovrebbe esserci anche il dirigente, che salutiamo con enorme affetto e con grande considerazione. Prego. Sì, Non so se. buonasera a Allora. tutti. Oh, grazie, grazie, dirigente. A lei lo spazio. Grazie. No, lascio la parola alla collega Sorgon e poi. Bene. Allora, buonasera a tutti. Io sono molto contenta e ringrazio per questa opportunità, IC3 Asti, è un istituto comprensivo che da subito è partito con questo percorso della rete della pedagogia dei genitori con grande entusiasmo e vi voglio davvero ringraziare perché in questi anni siamo cresciuti e ci siamo alimentati di questo lavoro condiviso e partecipato con dei frutti molto positivi e molto importanti. E oggi avevo piacere di farvi insomma conoscere il nostro dirigente perché noi siamo stati a reggenza per tanti anni e ci siamo un po' autogestiti in tante cose, tra cui anche questo percorso della pedagogia dei genitori. E lui è impegnato in questo momento, quindi ci ha raggiunti proprio per farci il saluto e per presentarsi a tutti voi e noi siamo molto contenti perché da parte sua c'è stato subito questo entusiasmo nel partecipare, nel farsi coinvolgere. So che ci sono altri dirigenti e una comunità, questa della pedagogia dei genitori, che si alimenta anche proprio dell'aiuto, del supporto importante dei dirigenti, che sono una parte strutturale davvero fondamentale per questo tipo di rete. Quindi gli lascio la parola ringraziandolo da parte del nostro gruppo di lavoro d'istituto perché comunque è bello. Sarà bello continuare a camminare con la dirigenza dalla nostra parte che ci sostiene e che ci accompagna. Quindi lascio la parola al professor Tommaso Nuzzi, che è il nostro dirigente dell'Istituto Comprensivo 3 e Angela Chiappino di Asti. Grazie. Buonasera a tutti. Vi porto il mio saluto. Vi chiedo scusa per essere riuscito a collegarmi soltanto adesso, ma gli impegni purtroppo non mi lasciavano spazio. Io sono arrivato in questa istituzione scolastica il 1º settembre e da una prima ricognizione di quelle che erano le iniziative progettuali messe in campo, è emerso subito il progetto della pedagogia dei genitori. Un progetto consolidato nel tempo, a cui l'Istituto Comprensivo 3 ha aderito con entusiasmo, ha operato negli anni con impegno, contando anche sulle notevoli professionalità presenti nella scuola. Certamente Pedagogia dei genitori è un progetto dalle istanze molto forti. Prevede il coinvolgimento a 360 gradi di un'agenzia educativa fondamentale, quale è quella della famiglia. E quindi, per chi crede fermamente in un modello di scuola, in un'idea di scuola aperta, che dialoga con tutti coloro che sono portatori di interesse, beh, certamente il progetto della pedagogia dei genitori è un progetto forte, un progetto dalle istanze importanti e da forti connotazioni. Quindi, quello che posso dire è che da parte mia ci sarà sempre supporto per questo tipo di iniziative. Cercherò di essere presente per quanto riguarda i futuri incontri programmati e le iniziative messe in campo. Adesso, dopo questo breve saluto, lascio a voi lo spazio per poter affrontare e approfondire le tematiche, che avete programmato per l'incontro di questa sera. Mi tratterrò ancora un po' con voi, ma vi auguro un proficuo e sereno lavoro nell'interesse dei nostri alunni, nell'interesse delle loro famiglie, nell'interesse dell'istituzione scolastica tutta. Grazie. Allora, ringraziamo moltissimo il dirigente, abbiamo bisogno di lui, come di tutti i dirigenti,
Così i genitori nasce dal basso, ma ha bisogno di essere riconosciuta a livello di dirigenza di istituto e soprattutto essere sostenuta dal loro appoggio. Non so se gli ASTI 3 voleva parlare un pochino delle iniziative pregresse, quelle progettate, eccetera. Sì, volentieri. Riziero, ti ringrazio perché abbiamo fatto un incontro. Noi abbiamo in Istituto Comprensivo un gruppo di lavoro che comprende una quindicina di docenti. Ci siamo incontrate la scorsa settimana, abbiamo fatto il primo incontro in presenza dopo un anno e mezzo, ed è stata una grandissima emozione e devo dire che sono salite a bordo di questo trenino nuovi docenti, anche docenti di prima nomina, quindi devo dire che la comunità del gruppo di lavoro si è allargata ed è una bella cosa vedere. Ecco, l'esperienza dei docenti più anziani di utilizzo di questo approccio metodologico, farsi subito dono ai nuovi docenti arrivati. Quindi la prima fase del nostro lavoro sarà sicuramente una fase di riallineamento su tutte quelle che sono i presupposti pedagogici. Abbiamo pensato però subito di provare nel mese di novembre a fare un incontro di gruppo di narrazione tra noi docenti. Questo perché? Perché è inutile parlare in linea teorica di una metodologia quando invece è possibile finalmente sperimentarla in modo diretto. Il gruppo di narrazione, per chi lo ha provato, è veramente un nucleo emozionale, formativo di grandissimo livello. Quindi i colleghi nuovi si sono subito detti disponibili e contenti nel fare questa esperienza. Quindi partiamo dalla competenza, dalla conoscenza legata alla metodologia e la uniamo all'aspetto della pratica del gruppo di narrazione. Poi, in un secondo momento, ogni team, ogni classe proverà a proporre delle esperienze di incontro su questo presupposto del gruppo di narrazione con i propri genitori. E in parallelo parteciperemo a tutte le iniziative di seminari che ci saranno proposti. Nella seconda parte dell'anno, e vado a chiudere, abbiamo ipotizzato in questo percorso, diciamo che per ora è sulla carta, ma che speriamo di animare, di rendere vitale di passo dopo passo, ci sarà l'approfondimento degli strumenti legati con i nostri occhi, legati agli strumenti di passaggio e di continuità. Voi sapete che uno degli obiettivi importanti di un istituto è quello di avere un curriculum verticale adeguato e che sia vitale, che sia veramente fattivo, non sia solo uno strumento cartaceo da mettere nel TOEFL. Per questo vogliamo usare sempre più in modo partecipato da tutti gli spunti delle schede di passaggio, rendendole un pochino più personalizzate. Quindi questo è un po' il piccolo progettino interno che noi ci siamo dati. Ovviamente per noi il gruppo di lavoro è un gruppo di autoformazione, è una cosa molto importante perché il nostro istituto riconosce il valore di questi nostri incontri e quindi i docenti che partecipano vedono riconosciute le ore formative, proprio perché noi lavoriamo, ci confrontiamo. E la ricchezza del libretto sicuramente sarà uno degli strumenti sui quali approfondiremo e ci baseremo per il lavoro del gruppo nostro di istituto. Mi fermerei qui se non ci sono altre colleghe, siamo tantissime anche da ASTI stasera che vogliono inserirsi e integrare quanto io ho detto e approfitto davvero per ringraziarvi di questa bella opportunità di crescita. Io Isabella sono sempre molto orgogliosa e quindi mi permetto di salutarvi e di intervenire. A conclusione di quello che ci dice Isabella, perché sono Alessandra, sono un'insegnante della primaria dell'IC3 di Asti e sono sempre molto orgogliosa quando partecipo agli incontri della rete perché mi rendo conto di quanto noi siamo cresciuti anche come docenti, come persone, quanto il nostro istituto ha lavorato in questi anni con l'aiuto di Riziero, con il supporto che ognuna di noi nel gruppo di lavoro ha dato alle altre. Gli incontri del nostro gruppo sono sempre molto arricchenti e quest'anno abbiamo qualche progettino in mente che insomma non vi sveliamo, ma che speriamo di riuscire a presentarvi a giugno.
Quest'anno abbiamo anche il supporto di un dirigente effettivo tutto nostro, quindi le cose non potranno che andare sempre meglio, insomma. Quindi io non ho resistito e avevo piacere di salutarvi. Si è prenotata in chat Giuseppa Muscato che chiedeva di fare un saluto. Sì. Sì, grazie, buonasera a tutti. Mi sentite, mi vedete? Sì. Sì, sentiamo bene. Sono il dirigente dell'Istituto Comprensivo di Caselle, questo è il mio terzo anno e sono presenti in questo momento da lontano tanti docenti sia della mia scuola ma anche altri che si sono trasferiti e continuano in altre scuole col progetto. Ho ascoltato con piacere la relazione e ritengo che l'alleanza che ci deve essere proprio tra scuola e genitori è essenziale. Un'alleanza significa una crescita insieme, una condivisione di obiettivi e soprattutto al primo ciclo credo che sia veramente molto, molto, molto importante. La scuola di Caselle partecipa da anni alla rete. Con l'insegnante referente Mariella Doronzo, che mi ha parlato subito, diciamo, di questo progetto, però noi abbiamo avuto, penso come un po' tutti, questa pausa dovuta allo stato di emergenza, quindi le iniziative, le attività avviate poi proprio sono state troncate, ma non per colpa nostra, ma per via di questo stato che ha vietato gli incontri in presenza. E dunque sono molto contenta che finalmente quest'anno si possa riprendere con le varie attività che faremo all'interno della scuola, che possa essere un momento di crescita per tutti perché abbiamo questo grande obiettivo che è quello di dare sicurezza ai genitori. Io ho avuto personalmente la sensazione che i genitori vogliono trovare nella scuola un porto sicuro, un pilastro della loro vita, anche quando magari le situazioni familiari non sono chiare. E allora riversano proprio nella scuola diverse situazioni, quindi come se la scuola dovesse essere, diciamo, quella grande comunità di persone sempre pronte ad ascoltare, ad accogliere. Noi cerchiamo di farlo come scuola, però ci sono diverse dinamiche, ma se prendiamo consapevolezza che la comunità, può crescere insieme, veramente possiamo dire che la scuola può diventare inclusiva. Sono veramente molto contenta e, mi auguro che possiamo fare un cammino insieme, anche se a distanza, no? Perché siamo un po' presenti da diverse province del Piemonte. Grazie professore, l'ho ascoltato con devozione, proprio perché ha una capacità espositiva coinvolgente, quindi io che l'ho ascoltato per la prima volta sono realmente emozionata e condivido tutto ciò che ha detto. Sì. Grazie a tutti. Allora, noi ringraziamo moltissimo il dirigente intanto di Asti, il dirigente di Caselle, sottolineando quanto è importante che loro ci siano, perché il lavoro che fanno i docenti che promuovono la pedagogia dei genitori è quello di tessere il rapporto tra scuola e famiglia. Quel rapporto che sembrava tempo fa avere qualche problema, ma che adesso invece diventa sempre più importante. È stata in fondo la scoperta della pandemia, il vedere quanto ci fosse la necessità e si è saldata questa alleanza. E quindi ringrazio molto, e ringrazio in particolare Mariella Doronzo, che è stata eroica quando ha iniziato assieme a Isabella D'Asti, eccetera. Insomma, ed è molto importante la loro presenza e il fatto a un certo momento che ci siano e che diano il loro contributo e continuino a darlo, e dobbiamo proprio ringraziarli. Io devo fare un'osservazione metodologica. Cioè, per la pedagogia dei genitori cresce, e cresce in base all'impegno e alla sperimentazione vostra. Noi siamo partiti con i gruppi di narrazione che riguardavano soprattutto l'alleanza scuola-famiglia, e rimane ancora la mission, cioè lo scopo fondamentale dei gruppi di narrazione. Però quando abbiamo fatto formazione, all'inizio facevamo formazione tra docenti ed è diventato uno strumento.
è diventato un grosso strumento di coesione tra docenti, perché ha permesso di conoscere quell'umanità che sottolineava in fondo Antonella Alessandra di Asti, che fa in modo che ci si lavori bene. Cioè noi dobbiamo sapere che esiste un'umanità al di là della professionalità che deve essere espressa e che è il collante per un'attività. E poi l'altro elemento, la presenza dei genitori ormai è robusta, è forte, si è diffusa. Noi dobbiamo ringraziare moltissimo le colleghe che ci ascoltano da Bolzano, da San Benedetto Po, da Modena, da Rieti anche, no? E la ringraziamo moltissimo, la collega che è tornata da Reggio Emilia a Rieti e ha fatto la professoressa Marri. Credo che abbia fatto un grosso lavoro, ma io sottolineo questo. È importante proprio la crescita della presenza dei genitori come momento di autoconsapevolezza. Cioè, stanno nascendo in molte scuole, no? Ad Asti, a Settimo, ad Alessandria che parlerà, che ha chiesto di parlare, che noi gli diamo uno spazio che merita per tutto il lavoro che ha fatto, stanno nascendo i grossi momenti di autoformazione. Cioè, colleghi che hanno approfondito, che hanno seguito corsi di aggiornamento, ma che soprattutto hanno esperienza diretta, cominciano a proporsi come elemento di collante e di autoformazione collettiva all'interno delle scuole. Cioè il fatto che i docenti si colleghino parlando di progetti dei genitori, proponendone i principi, soprattutto sottolineando le esperienze e i risultati, ci sembra fondamentale per il patto educativo. Di questo vi ringraziamo. È veramente il nuovo che avanza. Il fatto che sia anche un momento di accoglienza per i nuovi docenti. Ecco, io credo che questo è un elemento estremamente importante. C'è in quest'ultimo periodo un grosso turnover e noi abbiamo questi docenti che vengono da lontano, che hanno bisogno di essere accolti, accolti nella loro dimensione umana, nella loro dimensione di persone, e credo che loro potranno dare il meglio perché sentono questa accoglienza. E prima o dopo dovremo parlarne a lungo di questa accoglienza fatta da una parte ai ragazzi, dall'altra parte ai genitori, ma anche ai colleghi, in cui nei gruppi di narrazione parlano di loro come figli, parlano della loro genitorialità, della loro umanità e vengono accolti, vengono compresi. In fondo nel gruppo di narrazione ci si rende conto che le persone sono molto, ma molto più importanti di quanto non ce ne rendiamo conto. Io volevo dare spazio, perché è importante, alle colleghe dell'Istituto Stranio di Alessandria, se volevano intervenire. Grazie. Grazie. Intanto siamo in diversi qui presenti dei tre ordini di scuola e diciamo che questo è il primo segnale di quello che è il valore del gruppo di lavoro che si allarga ogni anno di più. È questo che immaginiamo come un grande cerchio, anche a distanza, e questo sicuramente è la nostra forza. Io sentiti, sì, aiuto, sintetizzerò solo alcuni punti principali e naturalmente se dimentico qualcosa. Ciascuno può intervenire. È stato molto bello per me anche personalmente poter partecipare a delle formazioni invitata appunto anche da Rizziero Augusta presso altri istituti sparsi in giro per l'Italia e questo fa sentire proprio che siamo una rete veramente grande e la condivisione è sicuramente preziosa per tutti noi. Ecco, in previsione per il futuro prossimo noi abbiamo l'idea di riproporre a novembre, in accordo appunto con col professor Zucchi, quello che abbiamo definito il grande cerchio d'istituto e che abbiamo sperimentato per la prima volta lo scorso anno a distanza, proprio per sentirci anche più forti nel ripartire e per poter insieme accogliere sia i nuovi docenti, ma anche i tirocinanti dell'università che sempre con noi lavorano, e sia i genitori che continuavano un percorso e i nuovi genitori che si affacciavano per la prima volta all'esperienza. E come diceva prima la collega dell'altro istituto, effettivamente finché non si fa l'esperienza è difficile raccontare davvero di che cosa si tratti. Per cui abbiamo pensato ad un invito attraverso immagini, parole, musica, quindi un video invito e poi appunto ci siamo ritrovati in questo grande cerchio condividendo l'esperienza a partire da chi già l'aveva vissuta e abbiamo potuto sperimentare che anche online le emozioni erano comunque
palpabili, sicuramente non come in presenza, però è stata comunque un'esperienza molto forte. E quindi abbiamo pensato di riproporla quest'anno proprio per iniziare di nuovo tutti insieme e poi strutturare invece i calendari delle singole classi, dei vari ordini che faranno poi appunto i vari gruppi di narrazione. Possibilmente, essendo magari gruppi più piccoli, speriamo in presenza. Adesso questo lo valuteremo appunto ancora insieme, ovviamente anche con la dirigente. Però comunque la cosa importante è anche avere un calendario condiviso per non sovrapporsi negli impegni, calcolando sempre che siamo un istituto comprensivo, che quindi ci sono insegnanti che sono anche genitori e perché tutti possono avere quindi la possibilità di partecipare. E anche perché anche solo organizzare un calendario insieme e decidere anche le tematiche comuni da proporre è qualcosa appunto un valore aggiunto. L'altra cosa importante è che noi consideriamo la pedagogia genitori sempre come un asse portante della nostra formazione e quindi includeremo di nuovo degli incontri di formazione all'interno anche del nostro piano formativo per i docenti che va ad integrarsi con quello soprattutto del curriculum verticale che da 10 anni portiamo avanti come ricerca azione e che ha come filo conduttore sempre come la narrazione al centro, per cui naturalmente anche la pedagogia dei genitori si inserisce a livello formativo perfettamente all'interno, come anche all'interno della formazione dedicata all'inclusione, soprattutto in questo anno scolastico. E quindi stavamo valutando proprio di tenerne conto fortemente anche in questo percorso, con il coinvolgimento anche della funzione strumentale per l'inclusione. E, ecco, poi promuoveremo ancora l'uso didattico delle narrazioni. Lo scorso anno abbiamo sperimentato con le classi quinte l'utilizzo delle narrazioni dei genitori nel passaggio proprio. E quindi queste lettere, che sono comprese anche nel libretto presentato prima, che i genitori scrivevano proprio nel momento del passaggio. Questo anno si è aperto con delle attività scuola casa, genitori figli, diciamo propedeutiche poi a quello che sarà la presentazione e l'introduzione vera e propria della pedagogia dei genitori e tra tutti un esempio è quello della scuola dell'infanzia che ha sperimentato uno scambio di messaggi proprio nei primi giorni tra i bambini e i genitori. È un cuore di cartoncino su cui da un lato i bambini più piccoli hanno disegnato e dettato, insomma, alle insegnanti i loro messaggi e dall'altro lato i genitori hanno potuto mettere il loro augurio per questo anno scolastico, ma anche proprio nel momento del distacco e dell'inserimento. Tante sono le esperienze in questo senso, in atto, in divenire, nei nostri pensieri, proprio a sostegno, dicevo, è introduzione, anche per poter poi utilizzare in maniera più specifica gli strumenti poi dell'accoglienza, dell'inclusione, dell'orientamento, insomma, tutti i vari strumenti che piano piano, passo passo, noi siamo sempre quelli un po' dei piccoli passi, come ci definisce Riziero, insomma, introdurremo proprio insomma, anche nel nostro piano, nel nostro PTOF, dove appunto la pedagogia dei genitori comunque ha un ruolo importante e lo sarà anche poi nel momento proprio anche degli open day. Insomma, vorremmo sottolineare questo il più possibile. E quindi, grazie comunque a tutta la rete perché anche lo scambio tra noi è sempre molto bello, molto forte, soprattutto a chi si è dedicato anche a tutta la raccolta e alla realizzazione del libretto, per cui il nostro è sempre un grazie. Se ho dimenticato qualcosa, chiedo alle colleghe di intervenire. Grazie. Ecco, ci sono delle colleghe, è importante il loro contributo, perché credo che ogni scuola ha una particolarità che può regalare alle altre. Cioè, per i genitori ha dei principi ben precisi, ha tutta una serie di Sì. strumenti che però possono essere modulati a seconda delle esigenze anche del territorio. Se non c'erano altri interventi dell'Istituto Comprensivo Strannio di Alessandria, noi pensavamo che era importante sentire anche l'Istituto Comprensivo di Casoli. Sono in fondo quelli che ci accompagnano nel corso di questi momenti. Sono stati una delle scuole che ha promosso per via dei genitori, però pensavo che dare anche, insomma, chiedere loro uno spazio, no, su quelle che erano le loro attività era importante, se volevano intervenire. Grazie.
Grazie Riziero. Io però lascerei prima la parola ad Alessandro Oltracqua, che l'ha chiesto prima in chat, Ah, dimmi. e a conclusione del suo intervento poi raccontiamo qualcosa anche noi. Il comprensivo Pertini di Torino, penso. Grazie, Alessandro, benvenuta. Grazie a tutti, grazie che mi hai fatto passare prima di te, ma ci mancherebbe. Volevo dare il mio contributo piccolino, salutarvi tutti innanzitutto in maniera affettuosa e spero di rivedere certe persone in presenza perché a me il gruppo manca fisicamente, quindi spero di riabbracciarvi presto. E volevo solo condividere con voi il fatto che io, per chi mi conosce, grazie a Riziero, sono riuscita a fare un po' di formazione, un po' di gruppi di narrazioni in alcune scuole di Torino, della provincia, con le mie care colleghe di Mondovì. Eppure ho fa sempre faticato un po' all'interno della mia scuola, e io non lo nascondo. Noi siamo un istituto comprensivo molto grande. E volevo condividere con voi il fatto che quest'anno avrò una grande sfida, nel senso che io volevo un po' rilanciare la pedagogia in generale, facendo io di nuovo quinta, quindi il prossimo anno ricominciando, spero con una prima, volevo dedicarmi insomma con le classi con cui sto lavorando in pedagogia in fase diciamo di continuità con la scuola media. Ma soprattutto volevo un po' pungolare alcuni insegnanti della mia scuola che continuano a essere un po' reticenti. Quindi domani avrò un grande incontro con chi è interessato di questo istituto, quindi vi racconterò poi com'è andata. Ma la grande sfida è anche che io ho cambiato dirigente e la mia dirigente attuale, insomma, non è proprio così, non dico favorevole, ma insomma, la pedagogia non è che proprio la entusiasmi, ecco, diciamo così. E quindi avrò questa grande sfida domani, vi farò sapere com'è andata e ho bisogno del vostro appoggio da lontano, mi raccomando, pensatemi domani pomeriggio, solo questo. E invece un grazie a tutti invece i presidi molto motivati e spero di vincerla questa sfida. E di farlo solo per questo. E volevo chiedere a Daniela, appunto, anche se siamo un po' all'ultimo, se è possibile in qualche modo far vedere il libretto domani, se riuscite o a metterlo sul sito, farmelo avere in qualche modo, mi farebbe piacere magari farlo vedere durante questa riunione di domani pomeriggio, se è possibile. Grazie a tutti, spero di non avervi rubato tempo. Domani penso che sia un po' impossibile metterlo nel sito. Posso mandarti questa presentazione che abbiamo fatto vedere oggi, così magari puoi far vedere quello che appunto abbiamo presentato. E il libretto era troppo corposo per poterlo fare scorrere, quindi Giulia ha fatto proprio una Sì, sintesi. quella di oggi. Sì, quella di Va oggi, bene? Daniela. Sì, va Ok, benissimo. te lo Grazie. mando. Così è proprio più recente, faccio solo Sì, è quello, praticamente quindi. appena stato fatto, poi il libretto credo che nell'arco di poco lo metteremo, però insomma diciamo che già quello dà un'idea di quello che è stato fatto. Certo, va bene, grazie allora, grazie a tutti, grazie Riziero. Grazie a te, grazie Alessandra. Ah sì, Alessandra, volevo dirti una cosa. Io credo che qualche volta bisognerebbe ricordare agli dirigenti, che lo sanno, soprattutto quelli che sono intervenuti, quanto è prezioso anche per loro, per i genitori, perché normalmente i genitori sono abituati, quando c'è dei problemi, a lasciare da parte i docenti e andare direttamente in presidenza o dai dirigenti. Mentre invece per i genitori ricostituisce proprio il dialogo diretto tra docenti e genitori, in un certo senso sostiene a un certo momento l'intervento del dirigente, facendo in modo che non sia oberato poi da queste cose. Poi il dirigente cosa fa? Passa poi dopo sempre ai docenti il problema. E quindi credo che abbiamo tutti i mezzi per essere convincenti, soprattutto quando c'è l'entusiasmo di una persona come Alessandra. Grazie. Grazie a te. Allora, intanto ne approfitto per dire ad Alessandra che anche sul nostro sito ci sono i libretti degli anni passati, per cui se vuole anche magari far vedere
qualche libretto, anche solo quello dell'anno scorso, trova comunque sul sito tutto il materiale, per cui così per Alessandro e per chi ne può, insomma, avere necessità. Dunque, noi per quanto riguarda l'attività dell'Istituto Comprensivo Ricasoli, quest'anno abbiamo iniziato con l'accoglienza alla scuola media dei genitori che iniziavano la prima, dei ragazzini, dei genitori dei ragazzini che iniziavano le prime medie, ed è stato fatto nel cortile della scuola. Sono intervenuti molti genitori ed è stato un momento davvero, insomma, importante, e a cui è partecipato Rizzero, ha partecipato il nostro dirigente, e poi si sono divisi in gruppi, per cui hanno già sperimentato i gruppi di narrazione, e questa esperienza viene poi portata avanti nella scuola media per interclassi. Nella scuola adesso come istituto stiamo lavorando in alcune classi della scuola primaria con la pedagogia dei genitori. Stasera ho scoperto, avevo pubblicizzato con i genitori della mia classe questo incontro, e ci sono alcuni genitori della mia classe presenti, per cui mi fa molto piacere. Noi partiremo quest'anno, l'anno scorso ci siamo incontrati a distanza, e quest'anno partiremo con i gruppi in presenza. Almeno proviamo, insomma, a fare almeno il primo gruppo in presenza, spero ad inizio novembre. E come istituto stiamo cercando di puntare sulla continuità e sulla verticalità del progetto, per cui ci siamo trovati con un gruppo di insegnanti interessati ad utilizzare la metodologia ed approfondirla. Abbiamo fatto un po' di autoformazione e un gruppo di narrazione tra di noi, e adesso l'impegno è quello di utilizzare gli strumenti nel passaggio tra un ordine di scuola all'altro, quindi con i nostri occhi per la presentazione dei bimbi, quindi per accompagnarli dalla scuola dell'infanzia fino alla scuola media, cercando di farlo diventare un po' una prassi d'istituto. Fino ad oggi è stata utilizzata in alcuni anni sì, altri no, e ci piacerebbe, come obiettivo di quest'anno, fare diventare questo strumento di accompagnamento al passaggio un qualcosa di strutturato e di insito, diciamo, nella modalità lavorativa dell'istituto. E un'altra cosa che viene fatta, ma forse non so se la vuole raccontare Simona, è quella dell'orientamento, quindi del fatto che i genitori vengono a raccontare ai ragazzi il loro momento di scelta nel momento in cui i ragazzi di terza media devono scegliere la scuola superiore, l'istituto superiore. Non so se Simona vuoi aggiungere qualcosa a questo. Sì, i gruppi per le terze devono ancora partire, ma non tarderanno, anche perché la scelta poi insomma, diventa importante farla in anticipo. Stiamo facendo alcune attività con il Salone dell'Orientamento, ma affiancheremo a queste che sono, diciamo, un po' istituzionali, consolidate anche nella prassi delle scuole, anche la metodologia della pedagogia dei genitori che da anni utilizziamo proprio per accompagnare, per supportare i ragazzi nel momento in cui sono di fronte per la prima volta, forse una scelta in prima persona del percorso scolastico. Non è un modo per consigliarli o per dire noi abbiamo fatto così e anche voi dovete fare scelte analoghe, ma proprio per far capire come poi la vita poi modifica le idee, le convinzioni, e come questo diciamo, fa parte del percorso di ciascuno di noi e di loro in una maniera molto fluida, molto dinamica, molto variegata, e aiuta spesso anche a sfatare un po' questo momento e ad abbassare un po' il livello dell'ansia dei ragazzi di fronte a questa imperativa così comunque di prendere una decisione, e quindi partiranno senz'altro questi gruppi. L'obiettivo però è anche per le classi seconde e terze della media di portare poi, come si diceva prima, le narrazioni dei genitori anche all'interno delle classi, e quindi lo strumento adesso
libretto di continuità che noi abbiamo proposto a tutti i ragazzi della prima media diventa anche un modo non solo per conoscerli, ma per farli conoscere fra di loro. E quindi in queste settimane stiamo leggendo parte delle narrazioni che i genitori hanno affidato anche alla scrittura all'interno delle classi. Quindi c'è un po' il tentativo proprio di creare un'osmosi, di fare dei gruppi di narrazione anche fra i ragazzi e di creare proprio un canale di comunicazione fra quello che i genitori hanno detto di loro e quello che è poi la conoscenza delle persone che compongono la classe. E concludo e sottolineo poi l'importanza di questi momenti di autoformazione, riallacciandomi a ciò che ha detto giustamente Rizzero, cioè dell'importanza di accogliere anche i colleghi, per cui devo dire che partecipando a questi primi due incontri l'occasione di conoscere e di far entrare nella scuola i nuovi e giovani colleghi che sono arrivati numerosi è stata veramente molto bella. Grazie. Vi ringraziamo tantissimo. Noi vogliamo chiedere allora se ci sono delle scuole che vogliono intervenire e presentare le loro iniziative, sia quelle trascorse che quelle future, eccetera. Per cui se c'è qualche mano alzata, io non riesco a vederla bene perché non ho il quadro generale, ma se Simona o Alessia ci possono dire se qualcuno alza la mano, oppure chiederemo seguendo l'ordine che noi abbiamo delle varie scuole. Sì, dalla chat c'è un intervento richiesto da Giulia Marri. Prego. Prego. Salve, buonasera a tutti. Buonasera. Mi sentite? Sì, benissimo. Bene. Ho voluto partecipare e intervenire dicendo a sostegno della collega Alessandra che anch'io, come ricordava il professore, sono in una grande sfida perché io sono di Rieti e qui devo dire al centro la pedagogia dei genitori non è assolutamente conosciuta, quindi sarò forse la prima messaggera di questa bellissima realtà, di questa bellissima fonte di nutrimento sia per noi insegnanti che spero lo sarà anche per i genitori. Quindi anche per me è una grande sfida, perché purtroppo io dico purtroppo perché ho conosciuto la pedagogia dei genitori durante il lockdown, ma in realtà è stato un bene, perché grazie anche a questi mezzi di comunicazione ho potuto partecipare come oggi a questo intervento e conoscere tutti voi, e siete tutti veramente molto stimolanti. Quindi spero, sicuramente continuerò, e spero anch'io di poter darvi degli apporti rispetto alla mia esperienza. Spero di essere anch'io supportata dalla mia scuola e dalla mia dirigente. Buon lavoro a tutti e grazie. Grazie tantissimo, collega Marri. Poi invitiamo, è bello allora queste mani alzate, cioè, ecco, se c'era qualche intervento che voleva, qualche collega che voleva partecipare. Maria D'Oronzo vorrebbe presentare l'esperienza degli ICI di Caselle. Ben arrivata. Buonasera a tutti, ben ritrovati, che bello vedervi. Ciao a tutti, ciao. E niente, appunto, come diceva la mia preside, in questi due anni, purtroppo un po' per la mia assenza, per vari motivi, eccetera, eccetera, la pedagogia dei genitori, appunto, è stata un po' messa da parte. Non da tutti, ma purtroppo appunto non è stata molto seguita. Negli anni precedenti però avevamo aperto appunto questo progetto a tutto il territorio con l'aiuto di vari incontri che avevamo fatto anche con Rizziero e Augusta, e addirittura sentivo appunto che venivano presentate le scuole dall'infanzia alle superiori. Noi avevamo addirittura allargato questa esperienza al nido, dove facevamo gli incontri appunto di narrazione con i genitori, e che poi abbiamo tenuto ben presente per i vari passaggi della continuità. Quindi c'era una continuità dal nido con la presentazione di alcuni disegni e di racconti da parte dei genitori, e poi la continuità si espandeva fino alle superiori con il libretto per quanto riguarda l'infanzia, ed era una cosa molto carina, dei nostri occhi, non legato ai genitori. C'era una parte legata ai genitori e una parte addirittura
proprio presentato dai bambini, dove loro dicevano le cose che le piaceva di più, disegnavano, c'era un disegno e questo lo utilizzavamo per la continuità. Il libretto con i nostri occhi, proprio quello completo, diciamo, veniva poi utilizzato in terza media e in quinta anche, l'abbiamo utilizzato per, soprattutto per i bambini con delle caratteristiche particolari. Ed era stata una bellissima esperienza, questo fino a 2 anni fa, appunto, prima del lockdown. E questa cosa ci sarebbe piaciuta poi a rifarla anche in questi anni che verranno, partendo appunto da quest'anno. Ed è stato molto bello perché comunque c'era una continuità appunto dei vari ordini scolastici partendo dal nido, che ed è una continuità molto bella poi, cioè che aiuta molto soprattutto agli insegnanti, ai genitori e ai bambini ovviamente. Io invece volevo fare una domanda a Daniele, a Rizziero, ma ne volessimo appunto presentare il progetto come è già stato fatto negli anni passati, è possibile in alcune riunioni? Perché appunto, come avete detto anche voi, comunque c'è stato un ricambio di insegnanti e sarebbe bello però farlo presentare appunto da voi, ecco. Oppure no, lo facciamo noi? Domanda. Io rispondo per me, poi sentiamo Daniela quello che dice, ma io penso che veramente per i genitori è cresciuta molto ed è cresciuta non solo in quantità ma in qualità. E allora credo che una presentazione possa essere fatta da te, Mariella, che hai una pluriesperienza, una forza incredibile, però possiamo chiamare anche dei colleghi che vengono da altre realtà. Possiamo venire anche noi, tutto sommato, cioè fare una presentazione corale in modo che i colleghi vedano che per i genitori è diffusa a livello di regione, a livello di provincia, a livello di nazione, eccetera, e ci siano voci. Si potrebbe chiamare una collega, non so, dell'infanzia, una della primaria, l'altra della secondaria, insomma, fare una presentazione con i fiocchi come Caselle merita. Va bene, grazie mille, grazie. Sicuramente possibile, anzi noi volevamo proprio proporlo perché appunto ci sono tante realtà in cui non tutti conoscono, perché sono nuovi, la pedagogia dei genitori, esatto. Sia presidi che insegnanti. Grazie professore, lo aspettiamo. Abbraccio aperto. Allora, altre scuole che vogliono intervenire? Scusate, io non sono riuscita ad alzare la mano, ahimè, però volevo, io sono Roberta D'Ambra del primo istituto comprensivo di Venaria e parlo a nome delle colleghe con le quali abbiamo insomma partecipato ai 3 incontri diciamo formativi col professor Zucchi. Noi avremmo molta voglia di portare nelle nostre classi, siamo in 4 o 5, la pedagogia dei genitori, però siamo ai primi passi, conosciamo forse un po' la teoria, ma la pratica un pochino ci spaventa. Per cui penso di poter chiedere a nome delle colleghe Galasso, Netti, che questa sera dovrebbero essere collegate insieme a me, il supporto di qualcuno di voi che ho sentito avere grande esperienza nell'attuare questa meravigliosa opportunità nelle nostre classi. Domani avremo la riunione con i genitori e ci piacerebbe iniziare a presentare, a proporre almeno la nostra idea e così tentare di capire quanti potrebbero essere interessati. Dopodiché ci rivolgiamo alla rete chiedendo il supporto proprio pratico nel fare questo. Grazie. Credo che questo intervento sia un intervento bellissimo perché sanziona quello che è il senso della rete. Già è successo e è stato molto bello, ad esempio, che insegnanti dell'infanzia siano andati a fare da supporto alle scuole superiori, oppure la primaria è andata a un certo momento nell'infanzia o viceversa, insomma. E quindi io credo che questo invito è un invito prezioso. Io ho visto l'entusiasmo e l'interesse che c'è a Venaria e credo che l'esperienza di tutti noi sia importante. Quindi
l'invito è alle colleghe di dare una mano alle colleghe di Venaria per iniziare, ecco, per vedere com'è bello questo primo gruppo di narrazione con i genitori. Grazie. Ci sono altre mani alzate? Sì, ci sono in chat, vedo ancora Irene Zindato. Ah, perfetto. Sì, Roberta, ciao a tutti, intanto un saluto anche ai colleghi di Via Ricasoli, non ci vediamo da tanto, però ci sentiamo. E Roberta D'Ambra mi ha preceduto, volevo dire proprio questo, io sono a Venaria 2 da 2 anni, quindi ho seminato un po' la pedagogia dei genitori anche qui a Venaria, però volevo proprio sinceramente anche ringraziare i colleghi sia di Venaria 1 che di Venaria 2 che sono così entusiasti, perché ascoltando vi scorrevo anche i nomi dei partecipanti e vederne così tanti chiaramente mi fa tanto piacere, quindi sicuramente adesso serve il supporto della rete in modo da partire. Anche noi abbiamo le riunioni domani con i genitori e sarà il primo punto di partenza per poi avviare tutto quello che potremmo mettere in atto. Un saluto a tutti, grazie. Scusate, io prima non ho specificato che noi attendiamo dal nostro dirigente l'ok, nel senso che lui sa che noi abbiamo partecipato alla formazione, sa che stiamo partecipando a questi incontri di rete, ma non abbiamo avuto formalmente l'ok nel proporre i genitori, per cui domani sarà una proposta informale, aspettiamo il collegio docenti in quella sede ci venga data insomma chiaramente sancita l'opportunità di poter insomma attuare la pedagogia dei genitori nelle nostre classi. Purtroppo ad oggi io non ho avuto risposta. Roberta, anche Venaria 2 nelle stesse condizioni, però ce la faremo, perché comunque i due dirigenti si sono dimostrati interessati, li marcheremo stretti. Va bene, grazie. Bene, ringraziamo le colleghe di Venaria, che ha lavorato moltissimo e che sono sbocciati contemporaneamente, no? Come due scuole gemelle, e si aprono la pedagogia dei genitori. Ci sono altre mani alzate? Sì, c'è ancora Roberto Orecchia che ha chiesto di intervenire in chat. Sì, degli scuole dell'infanzia di Rotondo, di giustissima data, benvenuta. Eccomi, ciao a tutti, buonasera a tutti. Intanto volevo ringraziarvi perché è davvero bello, mi ripeto, l'ha detto già qualcuno di voi, rivederci e ritrovarci, e anche se con le caselline del puzzle mi sembra il libro pezzettino che quest'anno abbiamo utilizzato alla scuola dell'infanzia, un po' anche come estensione del nostro progetto della metodologia e pedagogia dei genitori che dal 2014 abbiamo cercato di introdurre all'interno della nostra scuola. Noi abbiamo un nido di infanzia e una unica sezione di scuola dell'infanzia che è privata paritaria, e ci siamo appunto approcciate alla metodologia facendo una formazione con Augusta e Rizziero, e poi negli anni abbiamo cercato di portare avanti partecipando qualche volta in maniera un po' più attiva. Lo scorso anno siamo state un pochino più affaticate, ma dal fatto che essendo noi una piccola realtà, abbiamo 57 bambini, quindi 57 famiglie in tutto, ci siamo anche come dire, rese disponibili a suddividere i bambini in bolle molto piccole per cercare di farli frequentare tutto l'anno, e fortunatamente ci siamo anche riuscite, quindi siamo state poco partecipi, soprattutto Daniela, agli incontri perché erano ancora orari di lavoro per noi, come ti abbiamo scritto. Però abbiamo portato avanti lo stesso online i gruppi di narrazione che per noi sono importanti e fondamentali,
è chiaro, il nostro ciclo è un po' più breve, per cui ci sono i genitori che frequentano un paio d'anni al nido e sulla scuola dell'infanzia 3 anni, quando siamo fortunate ne frequentano 5, e con alcune famiglie si è creato questo sodalizio molto bello. E giusto per darvi solo la testimonianza molto veloce di come in effetti ci si possa contaminare e l'esperienza possa in qualche modo crescere, molte delle nostre famiglie, molte delle nostre mamme erano anche insegnanti e sono riuscite, grazie alla conoscenza e all'approccio che hanno avuto da noi al girotondo con la metodologia e pedagogia dei genitori, a proporla poi ai loro dirigenti, e quindi siamo cresciute, quindi dal nido siamo arrivate fino al liceo. Perché è stata un'esperienza trasversale, e quindi questo ci ha molto, come dire, anche incoraggiate. Per cui utilizziamo, giusto per dare velocemente un'idea a chi si approccia magari per la prima volta, di come in effetti gli strumenti siano molteplici, la ricerca sicuramente al primo posto, e per noi che siamo un po' più piccoli, proprio anche come età, provare a far partecipare i bambini e i loro genitori insieme con le piccole presentazioni, come ho già sentito dire da qualcuno, e quindi fare i progetti dell'accoglienza, invitando i genitori proprio a descriverci i bimbi, e quindi, se vogliamo, sono gli embrioni proprio delle narrazioni, per cui la descrizione con gli aggettivi positivi, mediamente ne chiediamo due, un paio dei propri bimbi, e poi contemporaneamente cosa si aspettano dall'avventura che intraprendono con noi a scuola. Cerchiamo poi, con una certa puntualità, a volte siamo un po' travolte dagli eventi, però quando riusciamo lo facciamo, di avere degli appuntamenti, a parte i gruppi di narrazione, di portare avanti questo strumento e farlo crescere, creando dei libretti, diciamo, personalizzati per ciascun bimbo, mettendo ad ogni cambio anno oppure a metà anno, richiedendo ai genitori come vedono i loro bambini, e quindi in qualche modo li introduciamo ai gruppi di narrazione, e poi creiamo appunto gli incontri e i veri gruppi, certamente in presenza sono molto, molto partecipati e danno soddisfazione, ma posso garantirvi che anche durante il lockdown abbiamo potuto fare un paio di gruppi online, l'emozione comunque c'è stata, quindi la condivisione e anche questo grande senso di responsabilità, ecco, del lavoro che si porta avanti come genitori e come educatori nel credere in un progetto del genere, ha fatto sì che alcuni genitori a distanza di anni continuino comunque a partecipare, ecco, oltre ad averla portata nelle loro scuole quando e dove possibile, continuano proprio a partecipare e a portare la loro esperienza e a crescere anche come forma di, se vogliamo, anche autoformazione e di consapevolezza del bene comune che abbiamo la fortuna di gestire e portare avanti grazie alla metodologia pedagogia dei genitori. Grazie a tutti, buona serata. Io voglio sottolineare che questo fenomeno è interessante, no? Ed è importante che sia avvenuto anche in un nido, in una scuola d'infanzia, come il girotondo. Queste cose è avvenuta anche nelle superiori, perché la collega, ad esempio, del Galileo Ferraris, il liceo qua di Torino, ha trovato delle mamme che alla fine del quint'anno chiedevano di continuare, e hanno continuato la loro presenza in gruppi di narrazione, per questo gli permetteva di sentirsi più sicuri come genitori di partecipare alla vita dei figli e dell'esperienza degli altri. Quindi è un'esperienza che viene condivisa. Grazie. Abbiamo degli altri interventi? Mi sembra di no, almeno dalla chat non risulta, però se qualcun altro si vuole proporre, volentieri c'è spazio. Io volevo solo ribadire, perché Mariella Barone dell'ICI Manzoni scrive che anche loro sono all'inizio dell'esperienza e
e sono desiderosi di capire come procedere, che la rete rinnova la disponibilità ad aiutarsi tra istituti. Per cui l'abbiamo detto, visto che l'ha riscritto, volevo ripeterlo. A giugno, ad esempio, io sono andata in un altro istituto a fare formazione ai colleghi, per cui è una cosa che facciamo, che si fa, e ben volentieri, anzi, è molto arricchente anche per chi lo fa, di scambiarsi le esperienze e aiutarsi in questo percorso. Per cui, insomma, c'è sempre Daniela che fa un po' da tramite, per cui scriviamoci e continuiamo ad aiutarci, perché la rete serve a quello anche. Certo, darei la parola anche ad Enrica Caldarazzo. Salve, buonasera a tutti. Volevo appunto salutarvi, è un piacere per me ritrovarmi qui con voi e volevo appunto portarvi la nostra esperienza dell'Istituto Comprensivo Alberti Salgari e di una piccola appunto sfida che siamo riusciti a realizzare, cioè quella appunto di in seguito a un accorpamento che ci ha visto unite tre scuole primarie e tre scuole dell'infanzia, una scuola secondaria di primo grado, a riuscire appunto a realizzare i libretti di continuità. Li abbiamo realizzati l'anno scorso e li abbiamo consegnati quest'anno, coinvolgendo appunto tutte le scuole dell'infanzia, quindi i trenni e le scuole primarie, quindi gli ultimi anni della scuola primaria, e i professori di scuola secondaria, consegnando loro appunto questi libretti realizzati dai bambini. Quindi noi li chiamiamo libretti continuità, e per noi è stato, diciamo, un piccolo traguardo riuscire a realizzarli dopo appunto questo accorpamento che ci ha visto unite tutte insieme, sicuramente costruttivo e positivo, e siamo riusciti appunto a realizzare questo piccolo progetto. E rimane, diciamo, ancora da rafforzare nel nostro istituto il concetto proprio della metodologia inerente ai gruppi di narrazione. Perché l'anno scorso non si sono attuati, causa appunto tutto quello che c'è stato, dovevano essere realizzati online, però poi non si sono realizzati. Quindi sicuramente penso che per il nostro istituto sia necessaria una formazione e magari un intervento da parte di qualcuno che possa spiegare bene di cosa si tratti e che mi possa affiancare nel cercare appunto di sollecitare proprio la metodologia, ecco, per quanto riguarda questa parte. Ecco, io ringrazio moltissimo la collega Caldarazzo, che saluto, e che ha detto una cosa importante, cioè uno degli elementi fondamentali è proprio e che va implementato è il discorso della continuità, perché in fondo è il momento più impegnativo e difficile, non solo nel passaggio dall'infanzia alla primaria, dove cominciano ad esserci i voti, cominciano ad esserci i programmi, ma soprattutto dall'infanzia alla secondaria, dalla primaria alla secondaria di primo grado. E allora sarebbe utile che mandaste una narrazione, no, di come è andata, insomma, che potremmo anche pubblicarla sul sito, diffonderla, eccetera, perché è di un'importanza incredibile. E poi io suggerirei, non so se è d'accordo Daniela, che voi mandaste anche una richiesta scritta proprio, formale, che possiamo poi dopo mandare anche alle scuole, eccetera, in modo che ci siano questi colleghi che ormai sono bravissimi. Noi, io e Augusta, vogliamo andare in pensione, per cui la cosa importante è sapere che ci sono dei colleghi molto bravi che possono affiancare colleghi come Erika Aldarazzo, che da tanto tempo che sta facendo per i genitori, e quindi a un certo momento avrebbe, insomma, sarebbe protagonista, ma assieme ad altri. E insomma, c'era quella regla che diceva che two is make one, no? Cioè uno più uno uguale a tre, insomma, più persone ci sono e più loro si rendono conto dell'importanza della diffusione del progetto dei genitori. Mi sembra importantissimo questo. Grazie. Sì, se Daniela sei d'accordo, proietterei la slide che abbiamo presentato. Io direi è il momento giusto, per cui vedete fra un attimo, aspettate solo che condivida anche il mio schermo. Abbiamo preparato con Sandra una piccola slide in cui veniva proprio proposto questo tipo di gemellaggio tra scuole, oltre che incontri di formazione,
E quella è la mia mail a cui potete scrivere chiedendo, così io vi posso mettere in contatto con chi potrà aiutarvi. Solo se si vede bene o se devo togliere. Sì. Si vede a pieno schermo? Vede si Si legge. vede, No, si pieno vede. schermo no. Si può aumentare, ma non è pieno schermo. Perché io lo sto vedendo a pieno schermo, non Ma so. per vedere a pieno schermo No. bisogna cliccare su scollega le fotocamere a destra del c'è la quella freccia, quel quadrato con la freccia che va in là, cliccando lì si vede a pieno schermo. Ognuno lo vede a pieno schermo. In ogni caso la mail, anche per chi l'ha detto La oggi, mail così è la mia, quella quella di che Daniela, poi noi ci organizzeremo poi per supportare le diverse scuole che ne io hanno la comunque ho necessità. preso nota di tutte le vostre esigenze, comunque, in ogni caso, quindi Bravo. alcune cose le ho già annotate. Posso dire che poi ci sono le zie della rete che Sì. supportano, ci siamo, ci siamo. Bello questo. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, seguendo proprio la traccia, c'era anche l'Istituto Paritario Saint-Denis di Torino, se voleva dirci qualcosa. Se è ancora presente, naturalmente. Oppure chiedevo se, dato che è importante che si veda tutto l'arco dell'ordine di scuola che interviene, se vuole intervenire anche la collega dell'Istituto Superiore Sferraris di Settimo. No. Bene, oppure non so. Se vogliamo sentire dall'Italia, insomma, non so se è ancora presente la collega di Foggia che si era iscritta. Dove stanno facendo questa bellissima esperienza di un libro della rete molto, molto bello, analogo a quello che viene fatto a Torino. Buonasera, io sono Antonietta Colangelo, sono di Foggia, non so se ci sono altre colleghe sempre di Foggia. La nostra rete è partita circa 3 anni fa, è partita con poche scuole, quattro, se non ricordo male, professore, quattro Sì. scuole e alcune associazioni però del territorio. Quest'anno è molto più ricca perché fa parte della rete, per esempio, la biblioteca provinciale, fa parte della rete anche nelle associazioni comunali, l'assessorato, e quindi si sta ingrandendo. Sono entrate molte più scuole e cerchiamo, insomma, di muovere i nostri piccoli passi. Per quanto riguarda l'esperienza che abbiamo fatto nella mia scuola, la mia è una scuola primaria, e anche delle sezioni di infanzia, abbiamo iniziato in poche classi e abbiamo avuto la fortuna di iniziare con incontri in presenza, poi interrotti per via dell'emergenza sanitaria. Abbiamo proseguito online e la cosa bella è che tante mamme hanno detto che con l'emozione che sono riuscite a vivere in presenza hanno continuato poi a viverla nonostante ci fossero gli schermi. E non fossimo tutti nella stessa stanza. Per questo, perché appunto le emozioni passano comunque. Abbiamo anche noi l'anno scorso proposto, ha partecipato una sola sezione dell'infanzia, abbiamo proposto la scheda di passaggio, dove c'era, grazie anche al supporto di una scuola non di Foggia,
che ha passato, ci ha aiutato nel realizzare questa scheda, sia la presentazione da parte dei genitori, ma anche una brevissima intervista fatta ai bambini da parte delle maestre, quindi i bimbi si sono un po' descritti e anche disegnati, si sono anche rappresentati e anche quello è stato bello vedere come si vedevano attraverso il disegno. Quest'anno abbiamo già chiesto la partecipazione dei genitori, di alcune colleghe e quindi le stesse classi degli altri anni hanno aderito ancora al progetto e stiamo già realizzando il calendario. Partiremo sicuramente a novembre con il primo incontro. La cosa bella è che sono proprio i genitori, alcune mamme che hanno fatto questa esperienza, che stanno spingendo quelle che non ce la fanno per vari motivi a partecipare, perché stanno proprio esprimendo il valore e l'importanza dell'incontrarsi e del narrare. Abbiamo provato anche in collegio a stimolare le insegnanti delle classi prime. Perché pian pianino, man mano che noi conosciamo tutto ciò che è la ricchezza che la pedagogia ci porta, pensiamo che nelle classi prime sia veramente importante interfacciarsi con i genitori attraverso le narrazioni. E purtroppo non è stato, quest'anno non è andata, cioè le insegnanti delle prime non sono sentite, insomma, non hanno voluto fare questo passo. Voglio soltanto dirvi che noi non, siccome abbiamo non tutti i genitori delle classi, ci sono alcuni, più o meno la metà, altri meno. Abbiamo cercato di mettere insieme questi genitori, quindi abbiamo avuto modo di mettere insieme anche i genitori della sezione dell'infanzia con quelli della primaria. Abbiamo fatto questo esperimento e possiamo dire che è andata benissimo, perché alcuni hanno proprio ringraziato per l'arricchimento da parte di quei genitori con figli più grandi, perché come se avessero potuto allargare un po' il loro orizzonte e capire cosa potrebbe essere durante la crescita. E quindi anche questo per noi è stato una bella esperienza. Ora vediamo quest'anno, procederemo ancora sempre online e speriamo insomma di riuscire a fare ancora un bel percorso. Questo, grazie. Sì, come dicevo prima, la pedagogia dei genitori va avanti per sperimentazioni, no? E magari unire anche, come diceva la collega Colangelo, genitori di primaria, genitori dell'infanzia, permette proprio questa diversità che stimola poi dopo i vari rapporti. E quindi, come diceva giustamente lei, i genitori dell'infanzia vedevano la crescita, insomma, e quindi sentivano l'esperienza dei colleghi. È affascinante vedere queste sperimentazioni, ecco, per noi sono estremamente preziose. Dunque, c'erano altri che volevano intervenire? Perché io non so, ha parlato di genitori, non so se c'è ancora la signora Ravera e la signora Frola della classe di Alessia. Ci sono ancora presenti? Perché sarebbe bello far parlare qualche genitore. Se ci sono ancora, Alessia ci sono? Allora, le due mamme della mia classe le vedo ancora, però non so se si sentono di intervenire. Mi parlare un po' della loro esperienza, perché la voce delle mamme è pedagogia dei Sono genitori. Elanna, vi sentite di dire qualcosa sull'esperienza? Poverine, a tradimento proprio. Stai parlando con me, Alessia? Sì. Io? Ah, ok, va bene. Sì,
Salve a tutti. Dunque, mi avete preso così a tradimento. Allora, io sono mamma di Sofia che frequenta la seconda elementare con la maestra Alessia e sono mamma di Lorenzo che frequenta la terza media con la professoressa Re Fiorentin, quindi ho un doppio. Sofia. E niente, ma l'esperienza per me è stata bellissima. E credo che sia molto importante seguirla, cioè sono contenta di averla seguita sia per Lori che ho iniziato alle medie il percorso che per Sofia, perché in questo modo potrò seguire Sofia, spero, dalle elementari alle medie, quindi avrò anch'io una sorta di, come dire, di ricordo e di proseguimento suo, no? Da quando è molto piccola fino alle medie, quindi sicuramente è un'esperienza molto importante perché ti mette a contatto sia con te stesso, perché è un momento di confronto, ti confronti con gli altri, ma ti confronti anche su te stesso, proprio come genitore. E sul tuo rapporto con i figli, vedi come ho scritto anche ho scritto alcune cose sia per Sofia che per Lorenzo, e come ho scritto, è molto bello interrogarsi sugli aspetti positivi dei propri figli, su come tu li vedi e perché ti pone proprio nell'ottica di, come dire, di riflettere sui tuoi comportamenti, su quello che tu sei, su quello che tu sei nel rapporto con le scuole, con gli insegnanti. Vedi la scuola, come dire, proprio come è proprio una realizzazione dell'alleanza tra scuola e famiglia, cioè io lo vedo proprio come un ponte tra noi e gli insegnanti, quindi è proprio il modo migliore per creare questa alleanza e questo ponte. E avere questo tipo di confronto e ti permette anche di vedere gli insegnanti come sono come genitori, quindi o come figli, quindi è un confronto molto diretto e coinvolgente, io molto arricchente. Penso, per esempio, io lavoro al nido, infatti stavo sentendo prima l'esperienza del nido, lavoro a un nido comunale e a me, per esempio, più sento questi seminari, più mi piacerebbe portare questo tipo di esperienza anche nel nido dove lavoro. Chi lo sa, magari un giorno riuscirò, adesso il collegio è un po' sguarnito perché siamo in poche, manca personale, la dirigente nuova. Però ho in mente una roba del genere, mi piacerebbe molto perché cerchiamo di farlo già in modo più informale con i nostri genitori, e proprio per creare una vicinanza, perché comunque il nido è un momento, è il primo distacco, quindi in realtà è un momento che viene un po' sottovalutato, ma che secondo me a livello pedagogico invece ha un'impronta molto importante. E se si potesse fare una sorta di continuità tra nido fino alle superiori, secondo me sarebbe un'esperienza pedagogica molto bella. Io mi ritrovo spesso a parlare con i genitori, no? Perché ti vedono come insegnante, come quello che sa tutto e deve dare consigli e non ha mai difficoltà con i propri figli, cosa che non è assolutamente vera, ovviamente, però un po' c'è questa immagine e quando si riesce a condividere, si riesce anche a vedere a volte delle soluzioni e a non fare sentire l'altro solo nei suoi problemi. Quindi per me è proprio terapeutico. Vabbè, scusate, ho messo insieme un po' di tutto, le prime cose che mi sono venute in mente. Grazie, maestra Alessia. Grazie, spero che vi ha coinvolti, però sono molto contenta. Grazie Anna che ti sia sembrato di Niente. condividere, grazie mille. Grazie a voi. Vorrei proprio cogliere l'occasione per dire che forse abbiamo trascurato la presenza dei genitori, no? Sentire la voce della signora che interveniva, che è una voce così ricca, così presente, che ci restituiva molto del nostro lavoro, è importante. Fino adesso l'abbiamo lasciato un pochino sotto traccia, ma chiamare i genitori anche a questi momenti seminariali credo che sia importante. Importante per loro perché vedono la crescita e la dimensione della fragilità dei genitori, ma è importante anche per noi perché abbiamo bisogno di sentire queste
risultati, no? Queste restituzioni da parte dei genitori che ci dicono che stiamo andando verso una direzione giusta, no? Che quando abbiamo i genitori dalla nostra possiamo spaccare le montagne, credo, e ti dà questo senso di forza e di sicurezza grande. E poi è nell'interesse del bambino che si sente a un certo momento sostenuto per crescere dalle persone più importanti, no? Vi ricordate, no? Che il successo formativo, quando successo formativo non vuol dire prendere dei bei voti, ma quando prepararsi per la vita, dipende dall'accordo tra gli adulti di riferimento, docenti e genitori. Ed è quello che ha testimoniato la collega. Bene, c'erano altri interventi? Perché se non c'erano altri interventi, scorrendo, c'era la scuola d'infanzia di Lauriano, volevi intervenire? Oppure i colleghi di Corio, che sono così numerosi, se vogliono intervenire, raccontando quello che stanno facendo, le prospettive, eccetera. Abbiamo visto Caselle e le colleghe del comprensivo NASI di Moncalieri. Buonasera, io sono Alice del Comprensivo NASI e al momento credo che sia collegata anche Giuliana, forse Nilde, giusto? Non le vedo. Ci sono, ma non si vede il mio video perché Ah, non ho ricevuto ok, sì, forse la telecamera. neanche il mio si Sì, vede. Ok. ci sono, Buongiorno a buonasera a tutti. tutti. Allora, la nostra esperienza sta continuando, le classi aderenti sono tre o quattro. E purtroppo l'anno scorso alcuni si sono persi durante il lockdown, durante la DAD, ma la nostra classe e quella di Nilde ha continuato con due o tre incontri l'anno e noi adesso siamo arrivati al quinto anno, quindi siamo la prima classe che porta avanti la metodologia da 5 anni e stiamo cercando di portarla anche, di accompagnare questi ragazzi anche alle medie. Quindi cercare di parlare con i colleghi della continuità per produrre poi della documentazione per accompagnarli, insomma, per far conoscere questo percorso anche alle medie. E quindi stiamo parlando, stiamo organizzando. E abbiamo anche noi una nuova dirigente, quindi abbiamo chiesto anche l'aiuto di Rizziero per far sapere sia ai nuovi docenti sia alla nuova dirigente che tra l'altro fortunatamente già conosce la metodologia insomma, di comunicarla meglio perché invece noi non abbiamo un collegamento ancora con le medie. Quindi è solo nel nostro comprensivo e la scuola primaria che ha sperimentato, le medie stiamo cercando di coinvolgerle e sarebbe bellissimo completare questo percorso. Se Giuliana vuole aggiungere qualcosa o Nilde. Volevo dire che abbiamo tentato di inserire nell'ultimo collegio docenti la presentazione di Rizziero. Mi scuso che non ho la telecamera attiva, ma non si vede nulla. Purtroppo ho problemi con GoToMeeting. E quindi abbiamo provato a cercare di inserire l'intervento di Rizziero nell'ultimo collegio, ma non siamo riusciti perché la dirigente, praticamente essendo reggente, non c'è quasi mai. Abbiamo scritto una mail ma non è riuscita a leggerla e quindi per giovedì prossimo che ci sarebbe il collegio purtroppo non possiamo avere questo intervento. Però noi non demordiamo, proveremo di nuovo a chiedere un colloquio, cercare di parlarvi, di spiegare. Nel frattempo abbiamo modificato con il nostro logo le schede di continuità, faremo un incontro adesso diciamo fine ottobre, inizio novembre con i genitori, cominciamo a partire con la loro presentazione dei figli, magari proviamo a fargli scrivere appunto qualche cosa, gli presenteremo la scheda. Avevamo fatto un incontro con Simona, con me Alice, ci aveva un po' spiegato come fare. Abbiamo contattato la collega della continuità delle elementari che deve prendere appunto accordi per parlare con l'insegnante delle medie e vedremo se riusciamo a partire con una formazione, se riusciamo a partire appunto con queste cose. Siamo a questo punto, ecco, ancora un po', facciamo fatica ancora, ma noi non demordiamo. Grazie anche ai vostri interventi, ci facciamo coraggio, ecco.
Bene, bene. Grazie a tutti. Grazie a voi. No, no, si sente dell'energia, vedete che ce la fate. Magari nei corsi di formazione possiamo anche portare delle colleghe che hanno fatto l'esperienza del passaggio dall'infanzia, dalla primaria alla secondaria di primo grado, in modo che sentano a un certo momento il valore di questo passaggio. Rizziero, c'è ancora una delle mamme della mia classe che Ah, perfetto, benissimo. Dai. decide di intervenire. Manuela, ti lascio la parola, grazie mille. Buonasera a tutti, sono contenta di aver partecipato a questo momento di formazione perché da genitore si occupa il tempo diversamente, quindi avere un momento anche di confronto con altri insegnanti, altri percorsi che sono stati fatti, sempre sulla pedagogia dei genitori, fa sempre piacere. Quello che abbiamo vissuto noi, almeno personalmente, è stata molto interessante come percorso, come iter che abbiamo fatto, perché ci ha fatto riflettere proprio su noi stessi e sul modo in cui intraprendi un discorso, o come diceva il professore prima, l'essere consapevoli di tutto quello che si fa insieme al proprio figlio. E normalmente sono tutte cose che fai in automatico, nel senso che nessuno ha studiato essere genitore, quindi insomma sei lì e ti vieni buttato e quindi pian piano impari insieme ai propri figli, si viaggia assieme. Però avere un supporto anche a livello scolastico, perché anche iniziare la scuola è tutto nuovo, cioè nel senso tutto quello che si inizia è tutto un po' crea ansia, crea, dice, ma saprò affiancare bene mio figlio, e quindi avere un supporto parallelo con altri genitori, trovare gli stessi dubbi, trovare delle soluzioni, vedere le cose positive, ecco, avere un altro punto di vista rispetto a quello che il genitore cerca. Bisogna fare i seri, cercare di essere molto meticolosi, molto rigidi, invece ti allarga gli orizzonti, ti dice guarda che c'è tutto il resto da vedere, non te lo perdere. E allora ti soffermi su cose positive, non solo non devi fare questo, non devi fare quell'altro. A me è servito molto questo percorso che abbiamo fatto e quindi ho condiviso, anzi ho preso appunti quando il professore parlava perché mi è piaciuto proprio tutto il percorso che ha fatto all'interno delle parole che ha utilizzato, la consapevolezza, tutti i collegamenti che ci sono stati. È bello anche da genitore vivere questa esperienza e condividere delle informazioni un po' più alte, diciamo così, di quelle che normalmente si vivono nella normalità della vita quotidiana, insomma, per la mia esperienza almeno, per me è così. E quindi tutto qui. Grazie, grazie mille. Ma grazie a lei. Lei non sa quanto bene ci ha fatto le sue parole. Al di là del fatto che si vedeva il sorrisone di Alessia, avrebbe visto a un certo momento quanto era contenta della sua partecipazione. Ma credo che lei abbia sottolineato una cosa importante che noi dovremmo sviluppare con il progetto dei genitori, cioè la formazione congiunta. Cioè chiamare genitori e docenti ad ascoltare persone come Domenico Chiesa o altri, parlare di queste cose che sono talmente importanti. E allora genitori e docenti hanno lo stesso linguaggio, che vuol dire anche la stessa anima, la stessa cultura, perché poi i figli sono quelli lì. E allora credo che parlare di io l'ho vista questa formazione congiunta in qualche scuola, credo che occorrerà implementarla perché è una nuova prospettiva questa, che rafforza di più l'alleanza tra la scuola e la famiglia. Dunque, c'è ancora qualche intervento? Perché altrimenti io chiedevo se c'erano le colleghe della scuola di Pavone. Ci sono?
perché loro hanno inviato ad una rivista, ad un'associazione, un articolo sulla loro esperienza e credo che sarebbe importante. Ci sono? No. Allora, credo che sarebbe importante chiedere eventualmente alle colleghe di Verolengo se ci sono. Ecco, ormai sono ormai le 7:15 e 7:20 passate. Chiederei in termini di valori internazionali se c'è ancora la collega dell'Istituto Comprensivo Matilde Di Canossa di San Benedetto Po, provincia di Mantova. Ecco, non è presente. Io vorrei sottolineare anche la presenza di cooperative come l'Aldia Cooperativa Sociale di Pavia, che abbiamo avuto l'onore di ospitare. Abbiamo ospitato anche due esponenti del Comune di Torino, poi di un'associazione babelica, insomma, ci stiamo espandendo. Non so se ci sono altri interventi ancora che vogliono partecipare. Altrimenti io non farei delle conclusioni, perché questa è l'apertura dell'anno. È stata un'apertura densa, piena di energia, piena di propositi, piena di elementi nuovi e di un'apertura che credo che sia importante questo. Soprattutto credo che sarà significativo se noi accogliamo le richieste delle colleghe che hanno proposto la cooperazione e la collaborazione con loro che stanno iniziando la scuola. Non c'è niente di più affascinante di questo. Non so se c'era, ecco, l'ultima scuola, se non ci sono altri interventi diretti che vogliono intervenire, che alzano la mano, non so se c'era l'Istituto Comprensivo di San Michele di Mondovì. Sì, ci siamo. Dio vi benedica. Allora, devo contare la vostra esperienza, perché voi siete il frutto della cooperazione, non è vero, collega? Sì, ma infatti prima volevo intervenire, poi penso di essere stata incapace di alzare la mano, ma volevo appunto dire due parole proprio sul fatto di dare fiducia a chi parte in questa esperienza, perché noi veramente all'inizio, anni fa, eravamo proprio tanto titubanti, timorosi, abbiamo dovuto veramente appellarci a da più parti, no? La formazione, ovviamente con Rizziero, che ha parlato al nostro collegio dei docenti già anni fa, ma poi abbiamo avuto la collaborazione con Alessandra. Volevo anche dire che il primo anno che abbiamo sperimentato, 3 anni fa, i gruppi di narrazione, abbiamo proprio fatto questa opera di aiuto tra di noi, perché siamo andate, eravamo tutte timorose, allora ci siamo recate alcune ai gruppi di narrazione delle altre e ci siamo un pochettino appunto aiutate in questo modo. Ci siamo, come dire, abbiamo rotto le acque cercando di fare rete tra di noi. La prima che aveva sperimentato il gruppo era magari andata nel gruppo dell'altra. Quest'anno noi speriamo di riprendere le attività dei gruppi in presenza. Perché devo dire questo, noi abbiamo trovato tanti punti di forza durante i gruppi di narrazione a distanza. Noi abbiamo fatto le narrazioni via Meet, dove non abbiamo trovato, in alcune situazioni abbiamo trovato un calo, ma in altre situazioni invece abbiamo trovato molta partecipazione. Devo dire che si è sentita l'emozione anche a distanza. Però io credo che sia proprio giunto il momento di ricostruire e di trovarci seduti in un cerchio in presenza. Ecco, io penso che sia arrivato il momento di rimettere di nuovo una ripartenza pian pianino e quindi spero di riuscire a riproporre il gruppo in presenza anche nella nostra scuola. Noi abbiamo inserito la pedagogia dei genitori, questa per noi è la quarta annualità. Ogni anno facciamo un momento di formazione all'interno del nostro collegio e ricostituiamo il gruppo di lavoro.
Quest'anno ci sarà una novità, nel senso che abbiamo partecipato a degli incontri di rete tra le scuole della provincia di Cuneo, in tema di inclusione. Mi collego proprio a una delle parole che abbiamo sentito stasera, e cercheremo di creare all'interno della provincia di Cuneo, con alcune scuole che sono a noi vicine, io sono San Michele Mondovì, all'interno dei gruppi GLI. E quindi referenti inclusione, vorremmo provare a sperimentare tra docenti, quindi allargare non solo a noi, ma anche ad altre scuole del territorio vicino a noi questa esperienza. E niente, quindi vedremo che cosa succederà. Io saluto tutti, saluto Rizziero, saluto Alessandra e tutti quanti, perché è sempre molto arricchente. Noi salutiamo te perché questi allievi hanno superato di gran lunga la maestra. Loro Ma dicono no! così, ma poi sono state bravissime, hanno scritto dei librettini delle loro narrazioni super. Ve lo dico io, l'assicuro io. Brava, brava. Grazie. Grazie, grazie. Non si sente. Non si sente. Scusa perché sono in grado di accendere il microfono. Voglio dire, la cosa bella è, come diceva giustamente l'Alessandra, hanno fatto dei librettini molto belli. L'invito è questo, allora, a tutte le scuole che fanno dei libretti, di inviarla al comprensivo Ricasoli, dove c'è il sito, in modo che vengano diffusi e possano essere conosciuti a livello non solo regionale, ma anche a livello nazionale. Perché tutte le varie scuole hanno proprio sete, bisogno di vedere queste testimonianze, anche scritte, anche ordinate, e quindi vedere a un certo momento come poter elaborare dei libretti per conto loro. Bene, allora credo che la cosa più importante sia stato questo abbraccio collettivo che abbiamo fatto e questa esperienza grande. Chiedo ancora se proprio arrivato, se c'è ancora qualcuno che vuole intervenire, portare la sua esperienza importante. Non so, io pensavo a Leini e a Mappano se volevano intervenire. Bene, allora è arrivato il momento dell'arrivederci, perché il prossimo appuntamento sarà verso febbraio-marzo, insomma, ci incontreremo anche con una dimensione di formazione e anche di saluto reciproco, anche di esperienze dirette, eccetera. Consapevoli che per i genitori, come avete visto, è sempre più forte, più solida, con delle radici molto sicure, e la maggior parte di voi a un certo momento ha un'esperienza che è pluriennale, quindi di questo siamo contenti. E allora facciamo un abbraccio anche alle new entry, no? Come Venaria, promettendo proprio il sostegno che loro chiedevano. Non so se Daniela voleva aggiungere oppure Sandra. No, a parte ringraziare e comunque dire che il supporto c'è, di iscrivermi, che io comunque farò da tramite e sicuramente ci saranno persone che vi possono sostenere. Bene. Sì, io ricordo solo il Per quanto... Professor Sì. Zucchi, scusate, io non riuscivo ad alzare la mano, il professor Zucchi ha nominato Leni e siccome io sono Giovanna e arrivo da Giovanna. settimo a Leni quest'anno... Bravissima Giovanna. Beh, l'esperienza di settimo è stata veramente bellissima e ho lasciato la scuola di settimo con una porta aperta alle superiori, quindi avevamo avuto un incontro proprio a giugno in cui era presente anche un'insegnante del Galileo Ferraris, appunto di settimo. E cominciavamo già dalla materna con Luciana, che credo adesso sia in collegamento. Approfitto per salutare Luciana e Roberta, che so che sono entrate da poco fa perché avevano le lezioni dei rappresentanti di classe. Per quanto riguarda Leini, Ciao dovrebbe esserci, Giovanna. ciao, credo dovrebbe esserci la vicaria, perché prima ho visto che era in collegamento, che so che Chiedo appunto scusa. Ciao Giovanna, un abbraccione.
Chiedo scusa, sono qui Patrizia Bertolotti, buonasera a tutti. Ho il piacere di conoscere il professor Riziero e la professoressa Moletto nel gruppo di settimo. Vi chiedo scusa, ma ero impegnata con la dirigente in questioni scolastiche. Per noi è un bel momento, come avevo già detto, perché anche il comune di Legny ha aderito alla nostra richiesta, quindi sono disponibili a venirci incontro, a darci anche dei locali. Noi l'avevamo già fatto in passato, ci eravamo attivati, poi, come dire, questo lockdown ha bloccato tutto il nostro agire e il mio grazie va a Fiorella Miotti di Volpiano, che è sempre al mio fianco, qualsiasi cosa lei è vicino e mi supporta, e quindi speriamo proprio come istituto comprensivo, intendendo i tre ordini, l'infanzia, la primaria, le secondarie di secondo grado, di poter partire anche noi al più presto con la pedagogia dei genitori, che ripeto, avevamo già iniziato 4 anni fa, poi vicissitudini legate al paese e al lockdown avevano bloccato il proseguio della nostra esperienza. Avete tutti i nostri Ok, grazie interessi. Patrizia. Un saluto a tutti. Allora, grazie Giovanna, un saluto a tutte, grazie a un certo momento. Non so se volevano aggiungere qualcosa, Luciana e Roberta, delle iniziative di settimo. Io personalmente vi porto i miei saluti, anche Luciana parlerà anche lei. Oggi siamo state un po' mozzichi e bocconi perché il caso ha voluto che appunto avessimo entrambe, sia l'infanzia che la primaria, le lezioni dei rappresentanti dei genitori oggi, ma così diciamo appena abbiamo potuto con i cellulari per la strada ci siamo connesse, insomma siamo state partecipanti un po' a metà diciamo purtroppo, ma è sempre un piacere e ci vedremo lunedì noi col coordinamento della zona settimese. E quindi avremo modo di recuperare con tutti i neuroni connessi, non soltanto, come dire, con quelli in cammino. Grazie, un saluto. Grazie. Anch'io voglio portare il mio saluto. Io sono Luciana, sono un'insegnante della scuola dell'infanzia di settimo. Come ha detto Roberta, noi oggi eravamo impegnate con l'elezione del genitore rappresentante di classe, quindi abbiamo potuto partecipare solo a una parte di questo bell'incontro di oggi, però ci tenevo comunque a portare i miei saluti. Come ha detto Roberta, noi ci vedremo poi lunedì al tavolo territoriale per portare avanti sempre questo bellissimo lavoro che è la pedagogia dei genitori. Buonasera a tutti. Bene, questi saluti che erano studi particolari diventano invece saluti collettivi. Un abbraccio a tutte e un arrivederci e buon lavoro. E soprattutto mandateci informazioni di quello che fate, notizie, tutte cose preziose che vanno a finire nel sito e diventano patrimonio collettivo. Un abbraccio e arrivederci, soprattutto buon lavoro. Viva tutti. Grazie. 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 Buona Grazie. serata. Buona serata. Arrivederci. Buona serata.